Riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. Allora, no, voi siete o due mistificatori o siete dei farabutti. Duca, io ma sono... scusi, ma quali farabutti? Qui è Radio 24, ma come si permette di dire che la Confindustria sono dei farabutti? Come si permette? Allora, scusi, volevo dire, Duca, caro, di Serra Capriola. Scusi, Duca di Serra Duca Capriola. Di cosa? Di Serra Capriola. E cos'è Serra Capriola? E che ne so, Duca di Serra Capriola si chiama. Io sono una persona che ha sempre lavorato, non esatto, so voi. Io esatto, vedo un numero qua, voi siete due scostumati. No, Duca, scostumati. Il lavoro di Rai 24. Duca, quindi io passo, Duca, e chiudo, Duca, brutti scostumati. No, Duca, non faccia così però, Duca. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Io sono il profeta dell'Apocalisse, andatevi a leggere l'Apocalisse, c'è scritto tutto lì, un libro profetico. Chi non crede in me non sarà salvato, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Ma chi è che ti ha dato st'incarico di profeta dell'Apocalisse? Scusami. Dio Padre Onnipotente, Gesù Cristo, la Santissima Vergine Maria, San Michele Arcangelo e il Santissimo Spirito Santo, la Santissima Trinità. Ho avuto in visione la Santissima Trinità, la Santissima Vergine Maria e San Michele Arcangelo. Crucio, Crucio, è normale. Stamattina mia moglie era incazzata nera, mi ha detto: non ti sei manco ricordato di che giorno è oggi. Le ho detto: cazzo, amore, hai ragione, è il compleanno di Parenzo, gli faccio subito gli auguri. Lotta tigre! Pare si na faccia bucchina, pare! Mi ci sembra la parte che si ca! Tu sei venuto, pare! Si inattiva e fa sì, mi chiamate, ma che già parà! Ha già parlato con Parenzo, chiamatemi! Tremate o voi, figli di Satana, figli delle tenebre, venduti al demonio, giornalisti, medici, politici, uomini d'affari, giornalisti, attori, musicisti, influencer, giornalisti, cantanti, star, state attenti, siete segnati. Ciao a tutti, io ho appena finito di piangere per le cose serie. Sei cambiata, che ti è successo? Non sei più rock, non sei più metal? Io sono un essere umano. Allora, niente, io sto pensando che qua siamo rovinati. Incredibile, ragazzi, questa che avete ascoltato è l'Italia, è il nostro paese. Accade nella penisola. Ma cominciamo subito con i primi commenti. La prima cosa è abbastanza incredibile. Ormai il nostro mondo è ossessionato. Qualsiasi cosa è ridotta a sessismo, omofobia, eccetera, eccetera. Prendete per esempio una polemica ridicola, senza senso. C'è una fiction Rai con Sabrina Frilli che si chiama Gloria, e sui social, ma non solo sui social, su diversi giornali, riviste, eccetera, eccetera, si apre una polemica su un bacio gay che sarebbe stato coperto. Due uomini, prima di baciarsi, si coprono con un cappello. Qualcuno dice: perché ricorrere a questo trucchetto? Ci sarà stato lo zampino della Rai meloniana? Della Rai di destra? Che copre un bacio gay? No, è un cappello, non c'è nessuna censura nei confronti di un bacio gay, di porca la puttana! Numero uno. Secondo, non basta essere dei premi Nobel per essere, come dire, dei campioni del mondo di ragionamento. Cioè, non è che quando un premio Nobel si mette a parlare, che ne so, dei 30 all'ora o di femminicidio, sia per forza una persona illuminata. Anche i premi Nobel possono dire delle puttanate sesquipedali. E allora vi leggo quello che ha detto il premio Nobel Parisi, il fisico Giorgio Parisi: per carità, un luminare, eccetera. Ma sentite, quello che mi fa impressione è che in Italia ci sono 400 pedonicidi.
io divento pazzo. Pedonicidi. Vero. Contro un centinaio di femminicidi. Dunque, secondo lui già esistono i pedonicidi. Metà dei pedonicidi sono in realtà femminicidi, perché i guidatori sono quasi sempre maschi che ammazzano e la metà delle vittime sono donne. Io straccio queste dichiarazioni e le butto nel cesso. Sono da buttare nel cesso. Afuera Parisi! Afuera Parisi! Afuera. Altra cosa invece clamorosa e anche molto molto grave è il fatto che sia a piede libero un somalo violentatore, molestatore, che ha molestato, ci sono delle prove evidenti, una ragazza e ne ha picchiata un'altra a Bologna. Un magistrato purtroppo avrà agito secondo la legge, ha scarcerato questo tizio somalo che adesso circola indisturbato. Questa è la giustizia in Italia. Per la PM non è pericoloso. E ho detto tutto. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Bisognerebbe aggiungere una cosa, se in quale paese un dirigente di una televisione pubblica messo sotto scorta semplicemente per aver usato delle parole di solidarietà, anzi avere ricordato che esistono delle persone uccise il 7 ottobre, viene messo sotto scorta. Oggi, al contrario, chi dice al contrario, fatemi un esempio di una persona che dice Israele, genocidi, pezzi di merda, figli di puttana, che viene messo sotto scorta. Non c'è nessun comando israeliano che ti minaccia, al contrario di persone che semplicemente dicono bisogna ricordare anche il 7 ottobre e vengono messe sotto scorta perché la famiglia e la persona in questione, che si chiama Sergio e che abbraccio, viene minacciato. Ditemi dove accade. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Sì, buonasera. Sì, in questo caso volevo partire anch'io da questo e mandare un grande messaggio, senza alcuna ironia, invece di saluto e di solidarietà, a dottor Roberto Secio, amministratore delegato della RAI, che ha ricevuto dal Viminale, cioè dal Ministero dell'Interno, la notizia che deve essere messo sotto scorta. Non è che l'ha chiesta lui, perché qualcuno in internet già vedo che dice ecco, si è fatto dare la scorta. No, non si è fatto dare nessuna scorta. Il Ministero dell'Interno ha valutato che a fronte di minacce necessiti di questo. La vera domanda che ci dobbiamo fare è: ma se uno manifesta per Hamas, ha la scorta? No, perché nessuno lo minaccia, per fortuna. Ha tutto il diritto di tirare fuori la bandiera palestinese, la bandiera di Hamas, di dire che Netanyahu è un criminale. Nessuno gli torcerà mai un capello. E io dico per fortuna, senza ironia alcuna, dico per fortuna. Come ho condannato le manganellate dei poliziotti a Napoli ieri, però, Quindi figuriamoci, la notizia che l'amministratore delegato della RAI è sotto scorta è una brutta, brutta notizia. Vabbè. Premio Nobel per la fisica. Non ti posso seguire perché sono femminicidi quelli che avvengono in strada. Sono femminicidi. Il premio Nobel per la fisica, essendo un fisico, studia i fenomeni da un punto di vista anche scientifico. Ma non diciamo cazzate. E quindi i dati che ti ha fornito, sono dunque gli uomini che guidano, che uccidono le donne, sono femminicidi questi qua. Secondo il premio Nobel, sono, sei d'accordo con questa dati puttanata? Parisi, inconfutabili, inconfutabile quello che c'hai nel cervello, tu e il premio Nobel, quello è inconfutabile, te lo dico io. È inconfutabile quello che c'hai nel cervello, tu. Che cosa? Io mi auguro una cosa. Mi auguro che lo staff del professor Parisi, che non ascolta la trasmissione, ma che qualcuno gli riferisca quello che tu hai detto. Ho detto che domani mattina presenti alla Procura della Repubblica. Denunzia, querela nei tuoi confronti, perché il Nobel per la fisica, insignito di questa altissima onorificenza, non può essere neanche citato in una trasmissione vergognosa e volgare come questa. Il suo nome non può neanche essere pronunziato in questo contesto. Questo ti voglio dire. Allora, oggi è il 14 di febbraio e lo vogliamo ricordare in questo modo, un modo diciamo storico, la festa degli innamorati, anche diciamo il compleanno di un signore che vogliamo ricordare così. Regia. Chi? Parenzo, suo padre, vero questo? È Schicchi. Ti giuro. No, ma Schicchi è troppo giovane per essere il padre di Parenzo. No, aveva 23 anni quando l'ha depositato a Palazzo Piziliani, che era un alfonotrofio ebraico.
fate foto perché quello non sto scherzando, eh! Questa è una noce! Ha il naso uguale! E per te forse è suo padre questo qua! Lui è stato adottato da una famiglia, come si dice, benestante di Padova. E quando lo hanno adottato, conta il giorno in cui è stato adottato, ma lui è nato prima del 14 febbraio del 1966. Maschi? No, 76. Mauro da Mantova, quando però disse figlio, era figlio, sì, di Riccardo, ci sono, Schicchi. Ci sono molteplici errori in questa ricostruzione, ma l'errore principale che morto, mi preme ricordare è che io sono del 76, non del 66. Vabbè, però sai... Primo errore. Il secondo, quello ancora più grande, è quello che sarei figlio di Schicchi. Il secondo errore. La cosa vera è che il Pitigliani era un istituto per questa è l'unica cosa vera che, in quel, che ha detto in quel delirio. Allora, ragazzi, l'istituto Pitigliani di Roma è davvero un orfanotrofio. È ricomparso lo chef Rubio per dire come? Una di quelle stronzate pazzesche in giro per Roma a protestare contro fuori sionisti dalla RAI. C'è tanto sionismo alla RAI, sionismo nel senso negativo che intende ovviamente il signor Bubbio, c'è tanto tempo che un signore ha detto stop al genocidio davanti a 10 milioni di spettatori, cioè davanti a 10 milioni uno ha detto stop al genocidio, ovviamente poi rimangiandosi la parola dicendo che si parlava di pace eccetera, cose stronzate pazzesche. Signor Rubio, troppo pochi palestinesi in TV e radio, ma veramente sta scherzando? Signor Rubio, quello che volevo dire è che ci sono troppi pochi palestinesi e troppe poche palestinesi in televisione, troppi pochi palestinesi e troppe poche palestinesi in radio, cioè abbiamo rotto il cazzo a parlare a noi, cioè devono parlare per conto proprio senza interposta persona, non è possibile che ci siamo sempre noi a decidere no io vorrei stare con Hamas, no io non vorrei stare con Hamas, no il fronte popolare, sì il jihad. Combatti Panda! Strade in diretta. Di nuovo una buona serata a tutti voi. Sulla 4 nel tratto Milano-Brescia, a causa di un incidente risolto, si verificano 12 km di coda tra Cavenago ed Almine in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano, si registrano 8 km di coda in aumento a causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti due camion, uno dei quali ha perso il carico. Il traffico al momento scorre su una sola corsia di marcia. Sulla 7 Milano-Genova, code di 2 chilometri per incidente tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 12 verso Genova. Infine code per incidente anche a Roma sulla tangenziale est nei pressi dell'uscita via delle Valli in direzione Piazzale degli Eroi. Questa è la situazione al momento, torniamo tra circa 2 ore più tardi. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Allora, minuto 8 del podcast di ieri, elogio delle manganellate e della Polizia di Stato. Neanche sì. 60 secondi dopo, sono anarcocapitalista, lo Stato è un'associazione a delinquere. Crociani, bestia, fa pace col cervello. Ripeto, due pesi, due misure. Manganellate, dice Crociani, ogni tanto fanno bene. E allora perché ad Accalarenza non sono stati distrutti di menate? Eh? Eh, Crociani? Ipocrita di merda. E pensare che questo stesso giorno di 48 anni fa nasceva il figlio illegittimo e segreto di Riccardo Schicchi. Ti si vuole bene. Auguri, tigre. No, la cosa...
cosa che mi fa impazzire. La questa cosa è l'unica trasmissione dove vengono reiterati dei reati. In qual continuazione. È il reato? Qual vengono, è il reato? Questa cosa che è stata detta che sarei figlio illegittimo di Schicchi viene ripetuta e vengono messi in giro, vengono riproposti reati. È la reiterazione del reato, si dice. Ma quale reato? Non c'è nessun reato qua. Reato di diffamazione. Ma che diffamazione? Cioè, uno può avere l'idea, data la tua somiglianza, che tu sia stato l'idea. Generato da zio Schicchi. Ragazzi, questo io ve lo voglio dire, questo è un reato. Voi siete. E anche dalla regia, dove io li vedo, non sono lì, ma li vedo che ridono dietro quel maledetto vetro. Sghignazzano mandando in onda questi file audio. Non avete un cazzo da sghignazzare, cara regia, cari autori, cari professori. Niente, perché io vi porto via tutto, anche a ognuno di voi che premette il tastino della regia dietro, il tastino. Allora, il signor Giannini, il tuo amico Giannini, ex direttore Massimo Giannini, del ottimo. Quotidiano La Stampa, ottimo, dice che Giannini, la RAI è piegata serissima. E manovrata dalla politica, così mai. Ma persona abbiamo fatto serissima. Una grande scoperta, serissima. Che la RAI è manovrata dalla politica. Serissima. La grande serissima. Scoperta di Massimo Giannini. Ci sono la fasi in cui questo governata dalla più, politica. Avviene di ma più. Lì, mortacci vostra. Ci sono io. Delle fasi. Ma in non cui diciamo non lo... cazzate, avete occupato pure il buco del culo nel passato. Avete occupato niente. Anche il buco del culo io e Giannini non mi sembrava che tuonasse niente. Durante governi di sinistra o di centro o di tecnici sull'occupazione della RAI, non ha mai detto la beneamata fava. Adesso, siccome anche la Meloni, male secondo me, ma comunque occupano la RAI perché la politica mette le mani sulla RAI, c'è la politica che dà la tele Meloni, mali mortacci. Vai. Un po' di polemica politica c'è sempre stata, anche quest'anno ci doveva essere, però quest'anno, a mio parere, quello che è successo. Sembra veramente strano per uno che guarda successo. Da fuori sì. È una RAI così piegata e manovrata dalla politica, ma che esige bizzarra. E pretende che la RAI su questioni come applausi. Queste, che poi riguardano prese di posizione di artisti che sono certo. Come sempre liberi di dire quello ma che vogliono, a cazzo. Ecco, ma no. Che invece si ristabilisca l'ortodossia, che è quella che vuole il governo. Ma quale che ortodossia? Che vuole la maggioranza. Ecco, io credo che questi livelli, secondo me, non ci sono. Due artisti che espongono il pensiero in modo moderato. Cioè, uno dice stop genocidio e sarebbe moderato. Cioè, stop, questo sarebbe moderato secondo me. Ma dai, su, ma smettetela. Artista. Ma smettetela. Ma io non sono d'accordo, ma è un artista. Ma che però. Può dire un artista? Dice una cosa di cui si discute, no? Non è che un artista può dire il cazzo che vuole, dai. Appunto, due artisti che pronunciano ed espongono un loro pensiero in maniera del tutto. Come possiamo definirla? Moderata? Ecco. Non Gali provocatoria, dice, sicuramente. Esatto. Gali dice stop al genocidio. Ma, sì. Ora, si può discutere a livello giuridico sì. Se quello che si sta verificando a Gaza sì. Sia o meno un genocidio. Che ci sia in atto una strage, è evidente, no? Ma l'ha detto con tutto diciamo, il garbo possibile. L'ha detto col garbo, come doveva dire? Col mitra in mano, come doveva dire? No, non l'ha, come l'ha dire? Come... da artista dai, in quel contesto su, lì, non mi dai, sembra. Dai, sistema comunque... dell'informazione della RAI trasformata nel layer del ventennio, ma ti pare normale dire cazzate del genere, dai. Ma non ci crede nemmeno lui, dai, non ci crede manco c'è lui. C'è un problema, ma non c'è, un c'è problema. Nessun problema. C'è un problema. C'è l'occupazione, della RAI, come è successo tutte le volte in cui il governo ha messo le mani sulla RAI. Eccolo qua. Certo, eccolo qua. Certo, eccolo qua. Certo, eccolo vai. Qua. Il contesto è quello di un sistema dell'informazione, se ora parliamo della RAI, che si è ormai trasformata nel layer del ventennio. Layer ora del tutti ventennio. Hanno occupato la RAI, tutti hanno lottizzato la RAI, ma la gioia feroce, vedi, con la lo fanno. La gioia feroce, gli senti, la gioia feroce. La maggioranza, io non l'avevo mai visto. Tu allora, questa cosa è straordinaria. Gli altri lo facevano con garbo e questi con gioia feroce. Ma tu ti rendi conto delle follie? Ti rendi no, conto delle follie o no? Assolutamente Lorenzo perfetta, provincia di Milano è un'analisi urlata, ridicola. Sembra, ridicola. Ridicola. Lorenzo dalla provincia di Milano. Dimmi. Sì, sono qua. Dimmi. Sì, sono qua. Ciao. Dimmi. Niente, io volevo dire che tutto quello che dici viene contraddetto dai fatti. Sì, che cosa? A Ferrara hanno perquisito 24 case. Di sì. Fascisti sì, che benissimo. Si sono organizzati il loro festino con i loro cazzo di ricchi. Benissimo, allora ma facessero quello che vogliono, la polizia, la magistratura, ma qual è il problema? Non ho capito perché me lo dici a me. Il problema non ho capito perché lo dici a me. Il problema è che l'emergenza fascismo c'è.
Ma non c'è alcuna emergenza fascismo, amico mio? No, ci sono quattro rincoglioniti che ogni tanto dicono di essere fascisti o nazisti. Ma l'Italia di questi qua se ne sbatte i coglioni, li usiamo noi per divertirci qui alla Zanzara, non per gridare all'allarme fascismo. Beh, se ne sbatte. Dai, insomma. Allora? Ecco, e allora che Manganelli li usassero con loro, non con gli studenti che dicono la loro e le loro però opinioni. Se uno si riunisce dentro casa, oppure se uno va ad Acca Larenzi a fare il saluto romano, perché deve essere preso a manganellate? Spiegami. Perché devi essere preso a manganellate? Spiegami, perché uno fa il saluto. Dunque, secondo tu stai dicendo che uno che va ad Acca Larenzi a fare il saluto romano, uno, oppure uno che si raduna in casa con altre persone per celebrare, come dici tu, dei riti fascisti, va preso a manganellate, giusto? Sì, benissimo, mettiamolo per iscritto, no, però, ma mettiamolo per iscritto. Questo dice Lorenzo dalla provincia di Milano, sta dicendo che quelli di Acca Larenzi andavano presi a manganellate, magari anche picchiati non dalla polizia, da altri, no Lorenzo, giusto? No, trattate come tutti gli altri, come gli studenti. Come chi? Ma gli studenti, che c'entra gli studenti? Cosa mica stavano facendo una manifestazione per rompere un cordone di polizia? Se volevano rompere un cordone di polizia, sarei stato il primo a dire hanno fatto bene a manganellare quelli di Acca Larenzi. Ma non hanno rotto un cordone di polizia per andare dove non potevano andare, rincoglionito di un rincoglionito. Danilo da Bologna, dai, Danilo da Bologna. Però. Dai, su, Danilo, dimmi, non c'è. Paolo da Verona, forza. Meglio. Dimmi. Via. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Io volevo, intanto, fino a quando c'è anche solo un fascista in Italia è un'emergenza antifascismo, per cui questo sembra Massimo Fini, allora, scusami. Scusami amico mio, con questa voce nasale, Paolo. Allora, scusami, secondo te dunque un qualsiasi fascista in Italia va soppresso? Va educato, perché noi siamo uno stato antifascista. Dunque va rieducato, va rieducato. In che modo? Ma non potevo parlare ma sì, il fascismo è un crimine. Sì, ma in che modo? Vorrei capire, in che uno che si proclama nazista, come va rieducato secondo te? Questo è nazista. Studiare un minimo di storia, non è che ci voglia tanto per Ma condannato i lavori socialmente utili. E uno invece vuole rimanere fascista, che facciamo se uno vuole rimanere fascista e dichiara di essere fascista? Che gli facciamo? Condannato i lavori socialmente utili. Come se uno vuole rimanere cocainomane, ha un problema e va rieducato. Va rieducato. Dunque, chiunque si proclama fascista va preso e portato, non lo so, in un centro di recupero. Rieducato perché ha dei problemi. Un centro di recupero. Ma mettetelo per iscritto queste leggi qua liberticide. Mettetele per iscritto. Come uno che è stalinista. Vabbè, Paolo, dimmi. No, anche quello che è stalinista non va rieducato. Volevo chiederti la differenza tra un pitbull che sbagliando è educato per spranare che gli entra in casa e un gioielliere che spara dietro a quel qualcuno che sta scappando. Beh, è un ridicolo paragone, è un paragone ridicolo, senza senso, non riesco a capire qual è il paragone tra un essere umano che rincorre una persona e la fa fuori perché ha appena rubato e minacciato e percosso moglie, figli, eccetera, e un pitbull che non ha nulla di umano e si è scaraventato come un assassino. Difende il proprio territorio perché è educato a difendere il proprio territorio. È uguale, che quello è un essere umano e quello è un animale, questa è la grande differenza. Questo è vero. E l'essere umano si comporta meglio dell'animale. L'animale si comporta meglio dell'essere umano. Questo non mi pare. L'essere umano, questo non credo. Entra in casa l'umano. Io la posso seguire Paolo su tutto, Catania. Ma non su Paolo questo. Da Catania. Dimmi Paolo, dimmi. Paolo. Sì, eccomi, eccomi. Dimmi Paolo, dimmi. Paolo, dimmi. Niente. Sandro da Pisa, forza. Sandro. Ciao, Cruciani, mi senti? Sì. Allora. Ma scusa, allora Gali non può pronunciare quelle frasi. Ma chi ha detto che non le può pronunciare? Scusami. Chi ha detto che non le può pronunciare? Chi ha detto che non le può pronunciare? Ti sbalordisci. No, non mi sbalordisco, le può pronunciare. Possiamo criticare quelle cose là dicendo che è una sono minchia. In trasmissione tua ognuno può dire la sua, può ricordare le peggiori fandezze. Sei un coglione, della storia. Sei un coglione, ma i coglioni vanno accolti, vanno perché abbracciati. I coglioni vanno in culo, ecco. Cazzo. Fermi tutti. Beh, adesso questo. Hai perso la festa del secolo perché avevi sonno. Quando l'Italia ha vinto i mondiali tu eri in bagno. Hai saputo dell'eco bonus solo quando è finito. Ma questo non te lo puoi perdere. Gli incentivi Nissan continuano. Anche a febbraio, gamma Juke da 17.900 euro con permuta anche senza rottamazione. Sbrigati. Info su nissan.it. Colesterolo? Prova Colesterolact.
Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana Act. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. Forum Economia Urbana del Comune di Milano. L'economia di prossimità. Il 15, 16 e 17 febbraio. 3 giorni per discutere di commercio, mercati, artigianato e servizi di quartiere e del loro ruolo nella vita della città. Il sindaco Giuseppe Sala e l'assessora allo sviluppo economico, Alessia Cappello, vi invitano a partecipare al forum sull'economia di prossimità. Programma su comune.milano.it. Da Troni fino al 21 febbraio acquista 2 prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà, come lo Smart TV Samsung Crystal Ultra HD 4K da 65 pollici. Tu a soli €349,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. E ora la domanda decisiva. Qual è la sfida più difficile per chi gestisce una flotta di veicoli aziendali in Italia tra A. abbattere i costi, B. localizzare i propri veicoli, C. ridurre gli sprechi di carburante? La so, da oggi non serve scegliere. Con Verizon Connect hai tutto questo e molto di più a portata di mano. Con oltre 2 milioni di veicoli tracciati in tutto il mondo, Verizon Connect è la soluzione innovativa con cui puoi vincere tutte le sfide del tuo business. Richiedi una demo gratuita su verizonconnect.com e connect your business. Verizon Connect. Dal 28 febbraio al 2 marzo, appuntamento a Verona con la 14ª edizione di Progetto Fuoco, la mostra internazionale sui sistemi di riscaldamento a biomassa. Stufe, caminetti, caldaie, barbecue e cucine. Un settore che guarda a un futuro più sostenibile, tra nuove tecnologie e innovazioni. Radio 24 sarà presente a Progetto Fuoco con puntate speciali e programmi in diretta dai suoi studi, nella galleria tra i padiglioni 6 e 7. Tutte le info su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Multimac, tecnologia RFID per migliorare la visibilità nella supply chain. Sono le 19. GR24, il sole 24 ore. Medio Oriente, stallo totale sulla tregua e gli Stati Uniti starebbero indagando anche su un possibile uso del fosforo da parte degli israeliani. Assegnata la scorta all'amministratore delegato della RAI Roberto Sergio dopo le minacce per il sostegno ad Israele, informativa alla Procura di Roma. La valanga che travolse l'albergo a Rigopiano causando 29 morti, in appello 3 condanne in più all'ex prefetto Provolo, 1 anno e 8 mesi per falso e omissioni di atti d'ufficio. Nuoto azzurro e vertice ai mondiali di Doha, argento per Razzetti e Martinenghi, bronzo per Paltrinieri. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano le notizie in arrivo dal Medio Oriente. Aumenta il pressing su Israele per scongiurare l'attacco a Rafah nella striscia di Gaza, ma i negoziati per la tregua sono fermi mentre si scalda il fronte con Libano. Basta ondata di attacchi israeliani in territorio libanese con l'obiettivo di colpire edifici ed infrastrutture di Hezbollah. Si conterebbe una vittima tra i combattenti del movimento, ma anche altre tra i civili. Come stamattina erano state prevalentemente civili le vittime dei razzi degli Hezbollah in Israele. I negoziati in Egitto per lo scambio degli ostaggi in mano ad Hamas ed un cessate il fuoco di 6 settimane sarebbero intanto di nuovo al palo. Il premier israeliano non è intenzionato a rimandare al Cairo la sua delegazione per un altro round di trattative. Il capo della CIA Burns ha già lasciato l'Egitto. Criticano le famiglie dei rapiti e una sentenza di morte per gli ostaggi. Il Dipartimento di Stato statunitense, intanto, secondo il Wall Street Journal, sta indagando sul possibile uso da parte di Israele di fosforo bianco in Libano e su alcuni raid israeliani a Gaza, in particolare su quello del campo profughi di Jabalia, in cui gli armamenti americani potrebbero essere stati utilizzati impropriamente.
aleatoriamente, ovvero per colpire civili, il che potrebbe portare a una riduzione o restrizione sugli aiuti militari a Israele. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche dall'Italia si levano voci che chiedono ad Israele di interrompere le operazioni a Gaza. Protesta l'ambasciata israeliana. Israele apre un fronte con il Vaticano sotto accusa. Ci sono le parole del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Israele si fermi, ci sono troppi morti, ha detto Parolin nei giorni scorsi, ricordando che il Vaticano ha condannato sin dall'inizio l'attacco di Hamas del 7 ottobre, ma il diritto alla difesa di Israele, ha sottolineato il porporato, deve essere proporzionato e certamente con 30.000 morti non lo è. Dichiarazioni deplorevoli, secondo l'ambasciata israeliana presso la Santa Sede. Giudicare la legittimità di una guerra, si sottolinea in una nota, senza tener conto di tutte le circostanze e i dati rilevanti, porta inevitabilmente a conclusioni errate. Ma il Vaticano, in un editoriale sull'Osservatore Romano, ribadisce che il diritto alla difesa non può giustificare una carneficina. Anche per il ministro degli esteri Antonio Tajani, la reazione agli attacchi di Hamas deve essere proporzionata. E durante il question time alla Camera annuncia che il governo ha destinato altri 10 milioni, che si aggiungono a quelli già stanziati a dicembre, per la popolazione civile palestinese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Stamattina a Roma, in questi minuti a Milano, presidio davanti alla sede della RAI per protestare contro quella che definiscono la censura della TV pubblica sul genocidio a Gaza. E per le posizioni della RAI su Israele finisce sotto scorta l'amministratore delegato Roberto Sergio. Dopo le polemiche di Sanremo e le minacce per le posizioni su Israele, la D della RAI Roberto Sergio finisce sotto scorta. La tensione sale dopo il comunicato di Viale Mazzini, letto da Mara Venier a Domenica In, sulla posizione di Sergio riguardo la guerra in Medio Oriente. Il giorno dopo la finale di Sanremo, con l'appello di Gali dal palco, stop a quello che l'artista ha definito un genocidio. Tensione che si è protratta con gli scontri tra polizia e manifestanti avvenuti davanti alle sedi RAI di Napoli e Torino. Il provvedimento è stato preso dal Ministero dell'Interno dopo le minacce ricevute da Sergio e dalla sua famiglia per la presa di posizione, per cui le opposizioni hanno anche chiesto le sue dimissioni. La Procura di Roma ha ricevuto una prima informativa, l'incartamento è all'attenzione del procuratore capo Francesco Lovoi. Non è esclusa l'apertura di un fascicolo di indagine. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma. E ci spostiamo sulla guerra russa-ucraina. È morta la maggior parte dei membri dell'equipaggio della nave russa Cesar Kunikov, affondata questa mattina nella regione ucraina di Alupka. Lo fa sapere il Ministero della Difesa ucraino. A bordo 87 marinai e un numero imprecisato di militari. In Italia con la cronaca e la sentenza di secondo grado per la valanga che nel 2017 piombò sull'albergo di Rigopiano causando 29 vittime. Si sono aggiunte 3 condanne, parla di passo avanti ma non basta, dice il comitato delle vittime. 8 condanne e 22 assoluzioni e il verdetto della Corte d'Appello dell'Aquila per la tragedia di Rigopiano avvenuta il 18 gennaio 2017 quando una valanga travolse e distrusse l'hotel alle pendici del versante pescarese del Gran Sasso nel territorio di Farindola, provocando la morte di 29 persone. L'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, assolto in primo grado, è stato condannato a 1 anno e 8 mesi per falso e omissioni di atti d'ufficio per la mancata convocazione della sala operativa. Condannati anche il tecnico comunale Enrico Colangeli, 2 anni e 8 mesi, e il dirigente della prefettura di Pescara, Leonardo Bianco, 1 anno e 4 mesi, entrambi assolti in primo grado. I giudici hanno confermato le condanne per il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, per i dirigenti della provincia, Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio, responsabili della viabilità e pulizia della strada che conduceva al resort, per il tecnico Giuseppe Gatto e per l'ex gestore dell'hotel Bruno Di Tommaso. Dopo 5 ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d'Appello hanno dunque riformato in parte la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara a febbraio dell'anno scorso. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore, L'Aquila. In Francia è arrivata la condanna per l'ex presidente Nicolas Sarkozy per aver superato il limite di spesa legale durante la campagna per le elezioni presidenziali del 2012. Sarkozy ha sempre respinto ogni accusa.
La lista dei guai giudiziari di Nicolas Sarkozy continua ad allungarsi. L'ex presidente francese è stato condannato in appello ad un anno di prigione, di cui 6 mesi con la condizionale, per aver sforato durante la campagna per le presidenziali del 2012 vinte da François Hollande il tetto massimo di spese previsto dalla legge. In prima istanza la pena era stata di 12 mesi di carcere da commutare con i domiciliari e il braccialetto elettronico. Da quello che è stato ribattezzato il processo Big Malion è emerso un sistema di false fatturazioni che avrebbe portato a 43 milioni di euro il costo della campagna contro i 22 milioni e mezzo consentiti. L'ex candidato di centrodestra è considerato colpevole di aver continuato a tenere meeting pur conoscendo l'ammontare delle spese. Nicolas Sarkozy è pienamente innocente, ha detto il suo avvocato, annunciando il ricorso in Cassazione. Ma i problemi legali dell'ex presidente non si fermano a questo processo. I suoi legali hanno già fatto ricorso dopo un'altra condanna a 3 anni di carcere, di cui 2 con la condizionale arrivata in appello a maggio per corruzione e traffico di influenza, mentre il prossimo anno si aprirà il processo per i sospetti finanziamenti provenienti dalla Libia di Gheddafi. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Approderà domani alla Camera il decreto mille proroghe, fra le novità una nuova sospensione delle multe ai Novax, l'esenzione dell'IRPEF agricola sotto i 10.000 euro, la riapertura dei termini della rottamazione quater e un'altra finestra per aderire al ravvedimento speciale. Per la prima, quindi la rottamazione quater, la scadenza slitta al 15 marzo, per l'altra, quindi la finestra per aderire al ravvedimento speciale, si passa invece al 31 marzo. Le prime 3 edizioni della rottamazione delle cartelle, cosiddetto saldo e stralcio, e le misure di annullamento hanno consentito di recuperare 112 miliardi, secondo i dati forniti dalla sottosegretaria al Ministero dell'Economia e Finanze Lucia Albano, su un totale di 1.200 miliardi. Dunque la gran parte del magazzino fiscale resta irrecuperabile nonostante i vari provvedimenti. Resta per altri 6 mesi lo scudo ai funzionari pubblici per danno erariale da colpa grave attiva, nonostante l'invito contrario della Corte dei Conti. Resta anche sempre fino alla fine dell'anno la possibilità di prorogare i contratti a termine con accordo individuale tra impresa e dipendente, in attesa delle causali da stabilire a regime nei contratti collettivi. Tra gli emendamenti approvati nel decreto mille proroghe ci sono anche la conferma delle agevolazioni IVA al terzo settore e la norma spinta dalla protesta dei trattori, la conferma per 2 anni dell'esenzione IRPEF al 100% per i redditi agrari e domenicali fino a 10.000 euro e al 50% fra 10 e 15.000. Fa discutere poi il nuovo rinvio a fine anno della sospensione delle multe per chi ha violato l'obbligo di vaccinazione anti-Covid. Confermata per tutto il 2024 anche la limitazione della punibilità dei medici ai soli casi di colpa grave. Slitta al 15 marzo il termine per pagare le rate della rottamazione quater e al 31 marzo il ravvedimento speciale sui redditi 2023. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Torniamo alla cronaca. Ha ucciso la figlia di 30 anni e poi si è tolto la vita. È successo nel primo pomeriggio a Bosco dei Preti in provincia di Avellino. L'uomo, 63 anni, ha sparato con un fucile da caccia regolarmente detenuto. La donna soffriva di una grave patologia. All'aeroporto di Fiumicino è innalzato il livello di vigilanza nei confronti degli aerei provenienti e delle merci importate dai paesi in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia dengue. Tra le misure previste la disinfezione degli aerei. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a gennaio sono stati più di 600.000 casi nel mondo. Il paese più colpito è il Brasile. L'epidemiologo dell'Università Campus Biomedico di Roma, Massimo Ciccozzi, al microfono di Alessio Maurizi in effetto giorno. Io trovo ben fatta l'allerta del Ministero che riguarda la zanzara, che è il vettore principale che ha il virus. Se appunto qualcuno con la dengue ha il virus e se lo trasporta. Quindi fare una disinfestazione degli aerei e delle merci a livello portuale, quindi delle navi che arrivano, e addirittura circolare dice a 400 metri di distanza, questa disinfestazione a 400 metri è perfetta. Al sud treni vecchi, linee chiuse o a binario unico e ritardi con record negativo in Calabria. È la fotografia del nostro trasporto ferroviario scattata dal rapporto Pendolaria di Legambiente. L'associazione, a fronte di una crescita dei pendolari, chiede al governo di dimenticare il ponte sullo stretto e investire sulle priorità.
chiediamo di destinare le risorse sulle opere trasportistiche prioritarie. Al sud c'è bisogno di nuovi treni, collegamenti più veloci, non del ponte sullo stretto. Lancia un appello al ministro dei trasporti Salvini, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, presentando Reggio Calabria l'edizione 2024 del rapporto Pendolaria, che denuncia un divario sempre più forte tra nord e sud. Nel mezzogiorno l'età media dei convogli è di oltre 18 anni, in Calabria di quasi 21 anni e mezzo, età lontane dai 14 anni e mezzo medi dei treni del nord. Delle 12 linee ferroviarie peggiori segnalate nel rapporto, 4 sono al sud: le ex linee circumvesuviane, la Catania-Caltagirone, la linea ionica Taranto-Reggio Calabria e quella adriatica nel tratto Barletta-Tranibari. Ancora il presidente di Legambiente Ciafani. Paradossale nella parte di paese, il sud, dove è nata la prima ferrovia d'Italia nell'Ottocento, perché la prima ferrovia d'Italia collegava Napoli a Portici. Secondo Anna Parretta, presidente Legambiente Calabria, nella sua regione in Sicilia si continua a viaggiare come 30 anni fa, con linee chiuse ma riaperte come la Palermo-Trapani via Milo e con imbarazzanti tempi di percorrenza come le oltre 13 ore necessarie per andare da Trapani a Ragusa cambiando 4 treni regionali. Sentiamo Anna Parretta. E appare evidente come continuare a pensare di investire risorse in un'opera inutile e ambientalmente dannosa come il ponte sullo stretto di Messina sia surreale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport. Da Doha arrivano altre medaglie ai mondiali di nuoto. Una cascata di medaglie a meno di 6 mesi dai giochi di Parigi, il miglior biglietto da visita per il nuoto italiano che ha vissuto i mondiali di Doha un mercoledì da Leoni. Non è arrivato l'oro, ma 3 podi pieni di valore e significato. In ordine di apparizione, il cuore immenso di Gregorio Paltrinieri, bronzo negli 800 stile libero vinti dall'irlandese Whiffen. Per Greg, entrato in finale con il 7° tempo, il 9° podio mondiale in vasca di una carriera straordinaria, strappato lottando e soffrendo. D'argento invece la fatica di Alberto Razzetti nei 200 farfalla, una medaglia storica perché mai il nuoto azzurro era salito sul podio in questa specialità. Razzetti è stato battuto solo dal giapponese Honda. E per finire le certezze di Nicolò Martinenghi, uno dei protagonisti di questi mondiali. Dopo i 100 rana, ecco l'argento nella distanza più corta, i 50 metri, superato unicamente dall'australiano Williamson. Un raccolto ricco e vario che lancia l'Italia verso l'appuntamento a 5 cerchi, dove gli azzurri saranno chiamati a confermarsi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Calcio su due fronti stasera, innanzitutto quello degli ottavi di Champions League con la Lazio che ospita l'Olimpico e i tedeschi del Bayern Monaco. Calcio d'inizio alle 21, in contemporanea con PSG Real Sociedad. Ma c'è anche chi insegue un piazzamento per la prossima Champions, Bologna e Fiorentina, già in campo al Dall'Ara per il recupero di Serie A. In questo momento il punteggio è di 1-0. Ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara. GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Carlo, ma tu hai capito perché si chiamano doppi saldi? Perché sulla collezione 2 prima c'è il 50% di sconto e poi un ulteriore 20. Ah, doppi saldi, doppi risparmi. 2, come noi. Carlo, Jerry, veramente siamo in 3. Ah, maestro, proprio lei. Ma dov'era? Lo spot sta per finire. Beh, allora termina domenica 18 febbraio. Poltrone sofà, solo divani di qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia, la storia di Baldassarre Monge, continua con Monge Monoprotein. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchita con ingredienti funzionali e superfood. Perché gli animali si meritano tutto il nostro amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se vuoi mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Poi Crucio, prima se ne escono con sta minchiata che i cani sono uguali alle persone, poi un cane sbrana un cristiano e dobbiamo arrestare il padrone. Cioè come se io ammazzo qualcuno e arrestano i miei genitori. Ma vaffanculo. Crucio, sento tutti parlare di bagni, di cagare, ma mi sembra che il punto centrale non abbia ancora toccato nessuno. Ma c'è qualcosa di meglio di una bella cagata a bordo strada quando ti scappa e non sai dove farla? Avanti tutta, Crucio. I napoletani che accusano la giuria di avere truccato il festival. Cioè, a Napoli, la capitale mondiale della truffa, è proprio il mondo al contrario, come dice il nostro oracolo Vannacci. A Napoli che accusano qualcun altro di truffa. Allora ragazzi, a proposito di politicamente corretto, caro Parenzo, succede una cosa abbastanza incredibile. So che tu adesso sarai sicuramente dalla parte della Bocconi, dell'Università Bocconi di Milano. Adesso ti racconto. L'altro giorno abbiamo mandato in onda un messaggio in cui di un ascoltatore, evidentemente un bocconiano, un amico di questi bocconiani, in cui si dipingeva o si raccontava della sospensione di alcuni studenti per alcuni commenti contro i bagni gender neutral. Cioè alla Bocconi, dopo insistenze e proteste da parte soprattutto di uno studente, hanno fatto recentemente, qua un anno fa, credo poco meno di un anno fa, il terzo bagno. Per me è una follia, però comunque hanno fatto il terzo bagno. E dico tutto, hanno fatto il terzo bagno. Ora, quando è stata data... Dà fastidio? No, ma a me non dà fastidio. Posso dire che sono contrario ai terzi bagni? Oppure è un attentato ai diritti di qualcuno? Non mi piacciono. Ma per quale motivo? Poi chi se ne frega, sto dicendo. No, ma proprio tu che usi qualunque tipo di bagno, peraltro, con grande maleducazione, quindi avendo dei bagni in più. Per me è abbastanza semplice la cosa, perché altrimenti dovremmo costruire bagni, non so per quanto tipo, per quante possibilità di LGBTQ, eccetera, eccetera. No, perché per me, se hai il pisello vai nel bagno da uomo, se hai la vagina, ho capito, ma se tu terzium ti senti in transizione, ma peraltro, ti voglio dire questo, ti voglio dare una cosa. Dimmi. Nei bagni dei maschi, io non vado mai nel bagno delle donne, ma quando una volta mi è capitato ad esempio all'aeroporto di dover era occupato e sono andato e chiedo scusa al bagno delle donne. I bagni delle donne sono molto più puliti di quelli degli uomini. Sì, perché gli uomini ogni tanto pisciano in piedi, perché gli uomini pisciano in piedi. Sono più sporchi in generale. Ma non cazzate. I bagni degli uomini sono statisticamente più sporchi. Ma se vuoi colpevolizzati. Siete dei maiali. Ma no, voi, io sto insegnando ai miei. Ti do una notizia. Dimmi. Io sto insegnando ai miei figli maschi a farla da seduti, perché non in bagno in giro con l'aggeggio a sporcare tutto per terra. Ma fai quello che ti si pare. Fa da seduti. Ma fai quello e che andrebbe vuoi. Insegnato, posso dirti, alle elementari a scuola. Andrebbe insegnato ai bambini a fare la perché i bagni e quindi ma uno i bagni può dei pisciare maschi, come vuole, adesso devi insegnare a pisciare seduto. È una questione di educazione e di mala educazione. Ma non i diciamo bagni cazzate. Dei maschi sono sempre il 99% più sporchi. Comunque stavo dicendo un'altra cosa. Ci sono questi bagni gender neutral. Viene dato l'annuncio attraverso un video ci sono alcuni commenti. 3 sospesi, 6 mesi, sospensione di 6 mesi e 200 ore di volontariato. Di volontariato credo presso associazioni LGBT, eccetera, eccetera. Allora, sospeso 1. Ma non diciamo pagliacciate, l'orientamento sessuale è una cosa, il sesso biologico è un'altra. Può piacerti chiunque, ma se hai il pesce resti maschio e se hai la patafiocca resti femmina. E vai nel bagno adatto. Questo l'ha scritto uno sotto un post che commentava l'apertura di questo bagno. Sospeso per 6 mesi. Giusto. Capisci? Sospeso per 6 mesi. Beh, 6 mesi ancora, forse è troppo, però. Ancora. Li userò, ma non per andare in bagno. Dice uno. L'altro, li puoi letteralmente usare per andare a trans, che è una battuta, chiaramente, no? Me lo consigli, dice un altro. Sospeso anche questo. Cioè praticamente uno scambio di messaggi in parte ironici, in parte no, anche di contrarietà
alla creazione di questo bagno, perché è legittimo essere contrari, si trasforma in una sospensione. Poi c'è un altro che ha un'accusa leggermente più grave, perché a un certo punto ha detto praticamente non sono, cioè che i corsi organizzati dalla Bocconi di recupero, di inclusione, ha detto che sono, non sono un disabile mentale praticamente. Ma non è che ha detto che i trans sono, o comunque le persone in transizione sono disabili mentali, ha dato un giudizio sui, anche sferzante se vogliamo duro, ruvido, 6 mesi di sospensione per 3 persone, che significa soldi in più, possibilità di non laurearsi. Siete una vergogna, voi del politicamente corretto, siete una vergogna, siete una vergogna. Nessuno è stato insultato, nessuno è stato insultato. Forse 6 mesi è troppo. Siete per la rieducazione delle persone, siete per la rieducazione delle persone, la polizia politica che controlla i messaggi. No, ma basta non insultare le persone, non insultare chi sta compiendo un passaggio della propria vita, tutto qua. Diciamo cazzate, forza, dai, non diciamo cazzate. Piero da Roma, forza, Piero da Roma. Ciao Luciani, buonasera Parenzo. Dimmi. No, io dopo con la pandemia, questi giorni ho sentito, mi sono messo a seguire la storia di Monfalcone, di tutti questi musulmani che si sono messi a protestare, sono diventati tanti a Monfalcone, sì, hanno fatto manifestazioni. Vabbè, lo sappiamo, sì, allora? Sono diventati arroganti e incazzati. No, c'è un lento ma inesorabile. Lento ma inesorabile? Un lento ma inesorabile, apparentemente, conquistare il territorio di quelli che è nostro. Io abito a Roma. Ah, tu dici l'invasione dell'Islam. L'invasione, sì. L'invasione. Mentre le nostre donne possono fare 1 o 2 figli, ma devono essere molto bene arricchite, nel senso stare bene economicamente, poi gli altri ne fanno e sfondano tanti, vengono le donne e tu sei preoccupato per quello che sta avvenendo, amico mio? Sì, signor Piero da Roma, quando non ci sarò più, chissà che arriverà agli altri. Scusami, Davide, come giudichi l'intervento di Piero da Roma, che dice che praticamente l'Islam ci sta invadendo, è molto preoccupato, le donne italiane fanno pochi figli, solo quelle ricche, e invece le donne islamiche sfornano figli come se non ci fossero domani. Ho sintetizzato in maniera in italiano. Piero da Roma è il prefetto frutto della propaganda che viene fatta in una trasmissione di un signore che si chiama Del Debbio, staccato peraltro, Paolo Del Debbio, tutti i giovedì su Rete 4. È frutto di quella cultura. Secondo te, scusami, Piero da Roma è un perfetto imbecille? È una domanda che ti faccio. Beh, perfetto. Ma è un imbecille certificato, cioè esiste proprio la certificazione. Certificato col timbro. È preoccupato per l'invasione, è preoccupato per l'Islam. Non c'è nessuna invasione. Ma l'unica invasione. Non ci saremo più. È quella che c'è qua tutte le sere. L'invasione degli idioti. La sostituzione etnica ci sarà. Non c'è nessuna sostituzione etnica. Ci sono i nostri preti, sono vagamente, a parte molto anziani, spesso vagamente omosessuali, e invece noi mamme sono sempre incazzati e arroganti. Allora, che c'entrano, scusa, però in tutto questo? Ma cosa c'entrano i preti vagamente omosessuali? Che c'entrano? Che c'entrano i preti un po' anziani e leggermente omosessuali? Non ho capito. Dice, quale dottrina? Che c'entra? Te sento Luciano, l'andazzo, hai capito? Vabbè, te sei confuso. No, però comunque questo è il senso, cioè, che i preti sono tutti proci, non l'ho capito. Stavo vicino. Ma stiamo vicino ciao. Sei confuso, lascia perdere, dai. Riccardo da Milano, avanti tutta. Ragazzi, guardate che la cosa che vi ho raccontato sulla Bocconi è di una gravità assoluta. Cioè, delle persone per aver espresso... dei ragazzi, tre ragazzi, vedrete che esploderà questa storia qua.
Io sono contento che esploda e la do, è già da qualche giorno che ci sto lavorando. Tre persone, tre ragazzi ventenni che studiano, pagano, addirittura mi dicono alcuni la borsa di studio per aver espresso dei giudizi un po' ruvidi su un sito internet nemmeno ufficiale della Bocconi. E cosa vuol dire? Ripeto, tre ragazzi per aver espresso dei giudizi non ruvidi, non è che hanno detto trans di merda, proci di merda, eccetera. Dei giudizi un po' ruvidi e nemmeno troppo alcuni sul terzo bagno della Bocconi sono stati sospesi dalla da quella che io chiamo la polizia politica del linguaggio, dalla Bocconi, non dalla Luis, se ho detto Luis ho sbagliato, ma credo di aver detto la Bocconi, dalla Bocconi per 6 mesi con 200 ore di rieducazione, lo dico io, ma di, diciamo, lavori socialmente utili, come se uno fosse stato condannato, diciamo, da un tribunale civile o penale, certo, addirittura credo, certo, da trascorrere, certo, da fare nelle, certo, associazioni LGBT. Certo, perché qualcuno, certo, delle associazioni, certo, LGBT, io so nome e cognome, ha portato questo plico di offese. Non c'è alcuna offesa, non c'è, io ho visto tutti i messaggi, vedi, offese, non c'è alcuna offesa, no, di presunte offese, di presunte offese, cosa sono? Non cosa c'è, sono alcuna offesa, e vedrai alla direzione, che impauriti dal politicamente corretto, dal fatto di dover fare qualcosa per la comunità LGBT, hanno sospeso per 6 mesi gli studenti. 3 studenti sospesi, vergogna, vedrai, io faccio un casino su questa storia che manco te l'immagini. Ma Riccardo da Milano, devi fare? No, questi bisogna tre ragazzi vanno riabilitati per... Ti posso dire, va fatto casino per riportare la buona educazione. Questo è quello che va fatto. Ma cosa c'entra? Ma che sei, il paladino della buona educazione? Lui deve essere per forza ben educato? Non ho capito, ma che sei, impazzito? Beh, questo sì. Beh, ma che questo sei, certo, se fai gli abbocconi devi essere ben educato, essere. Ma chi cazzo l'ha detto? Beh, insomma, si spera che frequentando un determinato ambiente uno abbia dei toni consoli. Dai, forza, dai. Fra poco abbiamo anche una mezza testimonianza. Dimmi, Riccardo, dimmi. Allora, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vorrei cercare di fare un piccolissimo ragionamento. Mi capita delle volte di domandarmi il perché una persona, sì, sì, con la sua cultura, su certi argomenti, anche con una spiccata sensibilità, sì, capita delle volte che a tutti i costi, cercando di ricoprire questo personaggio, che ormai non è più neanche un personaggio. Ma di chi sta parlando, scusi Riccardo? Sto parlando di lei. Non capisco perché delle volte a tutti i costi, per cercare di ricoprire questo personaggio, lei si abbassa a portare delle ideologie, a fare degli affermazioni. Sarebbe per esempio quali? Non ho capito. Per esempio questa polemica su che cosa? Sui bagni, su quello che si può dire, sui politicamente corretto. Ragazzi, ma comunque, come, ma questa qua è il sale della democrazia. Io devo avere il diritto di dire che il terzo bagno è una puttanata. E se lo dico, nessuno mi deve sospendere. È chiaro? Nessuno mi deve sospendere. Dunque, non rompe i coglioni, comunque, caro Riccardo. Non rompe i coglioni. È la terza università al mondo migliore per i master. Quindi ma io cosa c'entra? Che me ne frega a me? E risulta. Quindi, ma che me ne importa a me? Ma che c'è? Che deve fare? Avere anche un comportamento consono, no, sempre, anche, anche a Roma 3, fermalo, in qualunque fermalo, tipo di università. Fermo. Senti forte il bisogno di un cambiamento? Cimba Life, basato sulle neuroscienze, è il programma per te. In soli 3 giorni potrai sviluppare le tue potenzialità lavorando attivamente sulla connessione mente-emozioni. Per conoscerti meglio e cambiare da dentro il mondo che ti circonda, vai su cimbalife.it. Regalati un nuovo inizio. Tanto sono tutti uguali. Che noia. Fanno sempre le solite cose. Sì, sono poco prestanti, lenti. Ci vorrebbe qualcosa di più performante. Sì. Qualcosa di diverso. Il software per commercialisti di Passepartout. È completo, intuitivo, ha un servizio di assistenza tempestivo e disponibile e con l'offerta all inclusive. È pure conveniente. Visita il sito passepartout.net o chiama all'800 41 42 43. Se vuoi di più, c'è Passepartout. Ciao, sono Marco Casa, falegname, commercialista e social media manager. So fare tutto, proprio come il mio Citroen Jumper. A partire da 21.500 euro oltre IVA in caso di permuta o rottamazione. E sulla versione 100% elettrica, Easy Wallbox inclusa nel prezzo. Offerta valida fino al 29 febbraio 2024 sui veicoli in pronta consegna. Maggiori info e consumi ed emissioni su Citroen.it. Torna ING con Conto Arancio. Ascoltiamo insieme il nuovo speciale remix di Senza fare un tasso. Con Conto Arancio hai l'interesse senza fare un tasso. Apri Conto Arancio e hai il 3% lordo per 12 mesi senza vincolare i risparmi. E senza fare un tasso.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale fino all'11 maggio 2024. Prima attivazione tra il 28 gennaio e l'11 maggio 2024 fino a 100.000 euro. Documentazione informativa sul sito ing.it e nei punti fisici. Alla fiera di Rimini dal 28 febbraio al 1 marzo, Key, The Energy Transition Expo, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alla transizione ed efficienza energetica. Tre giornate di business e networking con i protagonisti internazionali dell'energia del futuro. 800 brand su 16 padiglioni e un palinsesto di 120 eventi con tutte le novità dal mondo delle rinnovabili. Key, fiera di Rimini, 28 febbraio, 1 marzo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Buonasera, subito a Wall Street, dove il Dow Jones al momento è in parità mentre il Nasdaq sta salendo dello 0,60%. In Europa chiusura e rialzo per le principali borse. Londra è salita dello 0,75%, Parigi dello 0,68% e Francoforte dello 0,38%. In linea con gli altri listini, Piazza Affari ha terminato in rialzo dello 0,63%. Sul paniere principale milanese vola Leonardo più 6,06%, con l'intero settore europeo in rialzo e nel giorno dell'audizione in commissione alla Camera della D. Cingolani. Bene anche Interpump Group, salito del 5,33%, e Nex in rialzo del 4,22%. In fondo listino Pirelli ha invece lasciato sul terreno l'1,17%, tra i peggiori in controtendenza in questo caso Biper Banca, giù dell'1,12%, e Saipem che ha ceduto lo 0,55%. I cambi per chiudere, euro su dollaro a 1,0726. È tutto, la borsa torna tra un'ora. Vi svelo il segreto di una pelle più luminosa. Una buona idratazione e acqua Rocchetta mi idrata mentre mi disseta. Per questo Rocchetta e la mia pelle sono ottime amiche, perché Rocchetta mi depura e mantiene la fisiologica rigenerazione delle cellule della mia pelle. Parola di Michelle. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin. Allora? Tra IVA e IRES quest'anno abbiamo un sacco di crediti fiscali. Magari si potessero trasformare in liquidità. Scusami, ma perché non li cedi a Banca CF Plus? Noi abbiamo avuto subito i soldi sul conto. Davvero? Ma certo! Vai su bancacfplus.it tax. Guarda. Ehi, ci sei? Sì, sì, scusa, stavo già compilando il form online. Banca CF Plus. Plus for your business. Fornitore Offresi, il salone internazionale della subfornitura meccanica d'eccellenza. Dal 15 al 17 febbraio, all'Ario Fiere, Erba. Ingresso gratuito. Fornitoreoffresi.com. Scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e i valori dello sport. Perché Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Grana Padano, un'emozione italiana. Radio 24 ti invita alla nuova Digital Roundtable, l'auto tra noleggio, leasing e sharing, le nuove frontiere della mobilità. Lunedì 26 febbraio alle 15, non perdere l'appuntamento in diretta streaming con Massimo De Donato per parlare insieme agli esperti del futuro dell'auto e delle scelte degli italiani, sempre più orientati a una prova delle vetture e a servizi in abbonamento. Per partecipare all'evento digitale gratuito, vai su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con Targa Telematics. Diamo forma a una mobilità più sostenibile. E con Horizon Automotive, la nuova frontiera del noleggio a lungo termine. La Zanzara. Schifosa che sei, Cruciani, sei sempre più una merda. Ma stai attento, Cruciani, perché tutte queste cazzate che tu stai dicendo, perché sono cazzate, non credo che una mente umana possa arrivare a dipingere il mondo come lo stai dipingendo te, bene? Ti si possono ritorcere anche contro, no? Un po' di manganellate fanno bene, te ne hai prese poche di manganellate, stai attento che qualche giorno tu non ne prenda una sui denti, che oltre a essere lurido, sudicio,
sudicio puzzolente, lecca culo che non sei altro, ti tocchi mangiare anche a vita il semolino. Attento, attento Cruciani, attento Cruciani, perché tu sei sulla lama di un rasoio, hai capito? Grandissimo figlio di puttana che non sei altro. Povera mamma, povera mamma, povera mamma mia, povera mamma mia. Una volta la interpellai, ti ricordi David, la interpellai qui, mi perché ricordo, qualcuno mi dava del figlio di puttana, la chiamai mia madre, dice: che è successo? Mamma, ti hanno dato della puttana. E beh, ma chi è questo qua? Ci voglio parlare, tutta tranquilla, ci vuoi, come ci vuoi parlare? Che vuoi parlare? Grandissima, l'abbraccio. Una persona molto per bene, la signora, sì, mi dispiace, una persona che viene spesso molto no, per bene, molto. Una persona, molto. Devo dirti la verità, che una volta davanti alle sue amiche che a un certo punto le dicevano: signora, suo figlio dice le parolacce, ma io non ci credo, io l'ho fatto studiare non per dire le parolacce alla radio. Esatto, ovviamente riducevano questa trasmissione alle parolacce, le amiche ma un è po' così, ignoranti, ma non è così, così, ma non è così, ma assolutamente è così. Pensa allora, il dolore arrecato. Ma che dolore arrecato, che cazzo di... Anche a me, anche i miei genitori non possono ascoltare perché gli arrivano delle segnalazioni, loro dicono: ma non è possibile, non sarà quella la trasmissione. Dico: no, è proprio Radio 24, io papà dice: io ascolto sempre Radio 24. Questa alla una mattina, volta succedeva, una volta era così. C'è anche il professor Mieto. Cioè, si vergogna ad uscire da casa ogni tanto, si vergogna ogni tanto ad uscire da casa. Qualche problema l'ha creato, insomma, nella reputazione. Ti voglio far riascoltare una cosa che ha detto il tuo amico Giannini sull'Avenir, dipingendolo come una povera vecchia che sì, ti giuro, dice: siccome è vecchia, c'ha 70 anni, non ha niente da perdere, doveva dire di no al governo che gli ha imposto il comunicato. Ma scusa, tu dimmi, una signora Avenir che ha... Ma non è questione di età, perché non è che è rincoglionito oppure non ha niente da perdere perché c'ha 70 anni. Semplicemente il suo capo, cioè l'amministratore, è come se tu, il dottor Cairo, ti dicesse: scusa, mi puoi leggere questo comunicato? Questo, e tu dici: guarda, no, non lo leggo. Tu questo, che cosa faresti? Dimmi. Su questo ti posso garantire, sì, il dottor Urbano Cairo, sì, che ho l'onore, diciamo, di lavorare, sì, per il suo gruppo da, cioè, credo 10-12 sì, anni. Sì, certo. Piccola parentesi nell'ottima Mediaset, saluto il direttore Crippa. Sono stato benissimo. Una piccola parentesi anche alla Rai, e sono stato benissimo. Vabbè, che c'entra? Non ho mai adesso avuto problemi con nessuno. Questo semplicemente per dire che non ho mai ricevuto un'indicazione scritta, di una cosa, diciamo, da dire, un comunicato scritto, né scritta né orale. Io te lo posso giurare. Sì, d'accordo. Io però mettiamo il caso in cui l'amministratore... E se tu sostieni, io mi auguro che lui ti quereli, solo che è io talmente detto, gentile. Sto facendo un'ipotesi. Che non lo farà. Sto facendo un'ipotesi. No, è come se tu dicessi: sì, nel caso che la Ayatollah Khomeini dicesse viva Israele, no, non lo dirà mai. La Ayatollah Khomeini non dirà mai. Ho capito, ma che c'entra? Quindi mettiamo che l'amministratore che delegato, dottor nel Ghigliani che della Sette, dell'ONU, no, dicesse una cosa intelligente, una cosa che non accadrà, non accadrà mai. Non può accadere. Però mettiamo che l'amministratore delegato della Sette ti dica: bisogna leggere questo comunicato. Ti rifiuti? Ti rifiuti? No, io non mi non dà, vuol dire, se lo, qualora lo dovesse chiedere, sarebbe una cosa di buon senso. Ho capito, ma appunto, è la stessa cosa che ha fatto la signora Venier. Ma non lo ha mai chiesto, non si sono mai azzardati. Allora, Gabriele da Milano è uno studente della Bocconi. Eccoci qua. Gabriele, dimmi tutto, Gabriele, che succede? Buonasera Giuseppe, buonasera Davide, sì. Sono Gabriele, sono rappresentante della residenza Bocconi, sì, e parto con la premessa rapida, perché visto quello che è successo mi devo anche un secondo tutelare, cioè? Che la mia è un'opinione, non voglio stare a titolo personale, bravo. Vabbè, questo, a titolo personale, non parlo per nessuno, né per la Bocconi né per gli studenti. No, questo non c'è dubbio, questo lo sapevamo prima. Senti come frigge. No, è chiaro, però vanno fatte queste premesse. Tu conosci qualcuno di questi ragazzi? Non posso dirtelo. Ragazzi, ma che è la cosa? La situazione appunto è così grave, se ne stiamo parlando c'è un motivo. È questo il concetto. Allora? Comunque non posso dire. Ma mica è il dossier Moro, scusi. Sì, esatto, dai. Su. Guardate, vabbè, comunque no, per tutelarmi non dirò niente. Comunque la situazione spezza una lancia in favore della Bocconi dicendo che allora, una in favore della Bocconi, ma soprattutto in favore, cioè contro Parenzo, onestamente, perché Parenzo ha detto una roba assurda, cioè? che se sei maleducato è giusto quello che hanno passato. Prima cosa, non mettiamo tutta l'erba in fascio, perché di questi studenti che sono stati segnalati
sono stati segnalati per motivi diversi da quanto mi è recata voce, sono voci di corridoio, non so niente. No, però è scusami, chiaro. Allora se dobbiamo essere se dobbiamo fare un intervento, no, però scusami Gabriele, se dobbiamo fare un intervento facciamo un intervento dritto, se dobbiamo fare la supercazzola non la facciamo. Allora, tu sei uno studente della Bocconi. Pensi che questo provvedimento di sospensione sia stato una vergogna, sì o no? Perché altrimenti per alcuni degli studenti sì. E per chi no, allora? Per chi no? Quale sarebbe stato è stato giusto punire qualcuno? Chi? Ah, no, no, di questi tre di quelli di cui avete parlato voi, non so di chi avete parlato, ma di quelli di questi tre no. Di questi, ma gli unici tre di questi tre no. Perché secondo te non è stato giusto punirli? Perché non puoi punire, come ha detto Parenzo, sono stati maleducati, ma che, quindi per la maleducazione questi qua per sei mesi devono stare a non fare niente, come ha detto te Giuseppe, se erano borsisti la loro vita era finita. Io sono borsista, borsista per chi non lo sa significa che per merito la Bocconi ti paga la retta e i soldi e ti danno dei soldi per campare. Se questi erano borsisti la loro vita era finita. C'è paura. Quindi, a parlare di temi che riguardano il gender, di temi che riguardano i gay, gli omosessuali, c'è paura a parlarne pubblicamente, a scrivere delle cose sui siti eccetera, la Bocconi? Sì o no? Io personalmente sì. Cioè hai paura, però si vive in un clima di terrore praticamente riguardo a questo. Scusami, io personalmente no, perché sto parlando con voi chiaramente, però sì, qualcuno ce l'ha questo clima, è chiaro. Vabbè, grazie Gabriele, tu conosci uno di questi, non ce lo vuoi dire? Come sta, come non sta? No, li conosco certo personalmente, sei mesi e 200 ore e 200 ore di rieducazione. Ciao Gabriele, ciao. Allora, dove andiamo ragazzi? Antonio dalla provincia di Bari, forza Antonio, dimmi. Mi senti Cruciani? Sì, ti sento mi Antonio, senti, sì? ti sento. Prima cosa mi complimento come no, ma non ti non devi complimentarti con nulla, vai al punto perché già mi sono rotto i coglioni, dimmi. Vabbè, è giusto anche. Uno lo insulta e dice è giusto anche avercene di ascoltatori così. Senti? Vaffanculo, imbecille. Imbecille. Dimmi, Antonio. Allora, volevo parlarti. Vabbè, niente, ciao, mi hai rotto i coglioni. Ciao. Daniele Capezzone, buonasera, eccoci qua. Che meraviglia. Ma salvando le madri sempre, sì. Ma oggi è un giorno particolare, mi pare. Cioè, no? In che senso? Oggi è un giorno, sì. È un giorno speciale. Cioè, che succede? Musica adeguata. Ah, il 14, il compleanno di Parenzo, sì. Compleanno di Parenzo. Ho un messaggio da parte di Joliet. Quanti anni fai? 48. Iettati a Oviento. Noi lo ricordiamo però perché Mauro da Mantova, il mitologico Mauro da Mantova, ripeto per l'ennesima volta, lo riteneva figlio di Riccardo Schicchi. Vai regia. Se voi analizzate bene, stesso nasone che pisce in bocca, stesso sguardo da ebese, sorriso da ebese e occhiaio uguale. Questi? Sì, ma padre e figlio! Oh, può essere anche una somiglianza gratuita. Le età corrisponderebbero. Però, cazzo, ma io non ho mai visto una somiglianza così. Ma si somigliano di brutto. Ecco come si fa a fare le verifiche. Come si fa? Vabbè, caro in Daniele. Effetti, tu ricordi, no, la corsa degli spermatozoi, no? Perché al momento decisivo partono ste migliaia e solo uno, il più stronzo, arriva al traguardo. Quindi diciamo. Senti, ma allora si grida che cosa? Si grida così. Anche ma per il compleanno mi regalate un abbonamento a Libero. Domani sul Libero, tutta la verità sulla polizia del pensiero nelle università americane e italiane. La polizia del pensiero, quella che tu applaudi naturalmente, e tutta italiani. La verità, rivelazioni clamorose su Joliet. Pure non su Joliet. Dico altro. Vabbè, su Joliet già sappiamo. Che inchiesta c'è da fare su un cantautore come Joliet? No, c'è la terza inchiesta. Ma non c'è bisogno che arrivi qualcuno a passarti la velina, perché tu la leccata la fai autonomamente. Quindi non è che deve venire uno, già arriva sul governo. Tu lo fai in autonomia. Ma vi hanno insegnato che i giornali sono i cani da guardia del potere. Ma se oggi abbiamo dato torto al governo, oggi abbiamo. Ma io senti, oggi dà torto al governo. Fate le inchieste su Joliet. Tesoro, su Joliet, oggi abbiamo dato torto al governo su un tema
abbiamo dato torto al governo su un tema che dovreste, che dovrebbe starti a cuore, cioè la questione Israele. Ma tu naturalmente di che te occupi? Di che te occupi dei geolievi, come sempre? Cioè, capito, c'è una cosa importante e una cazzata e lui va sulla cazzata. E su Pippo Baudo, quando fate le inchieste su Pippo avanti, Baudo? Dai, su. Quando le fate su 48 Pippo Baudo? 48 anni. Però scusami, allora Galli è diventato praticamente il nuovo eroe della sinistra. Sono chiusi nella striscia di Galli. Se sono rinchiusi nella striscia di Galli, sono asserragliati nella striscia. Perché ha detto una semplice. Ma chi è Joliet? Il nuovo Bernardo Provenzano? Fatemi capire. No. Chi è Joliet? No. Adesso c'avete voi il nuovo Umberto Eco che è Galli. Sì. Allora, qui il momento è delicato, diremo una cosa blasfema. Tu sai che per i credenti il momento decisivo della messa è la transustanziazione, pane e vino che diventano corpo e sangue di nostro Signore. Per quelli come Parenzo, laico, progressisti, la transustanziazione è quando uno si siede sulla poltrona di Fazio. Quindi prima sei uno scappato di casa, te siedi sulla poltrona di Fazio e diventi un profeta. Domenica Galli diventa profeta, poi ritornerà scappato di casa dopo due mesi, ma adesso sarà profeta. Quindi sale sul palco di Sanremo Dargen D'Amico, tiene una lezione di geopolitica, tutti bravo Dargen, poi sale Diodato, tiene la lezione di geopolitica, bravo Diodato, poi sale lo scappato di casa Galli, ci aveva provato con la cittadinanza, non se l'ha inculato nessuno, allora prova su Israele e lì bravo Galli, risale Galli. Poi se viene letto a babbo morto un comunicato è la censura. Ma c'avete la faccia come il culo veramente? Ma quando vi occuperete di notizie della Salis, ad esempio, incatenata dal governo di Orban, ma intervistato io il padre della Salis, tesoro, in esclusiva, ho intervistato io, ma però scusami, in esclusiva avete intervistato i nazisti, è che un amico, io ho visto i nazisti ungheresi, un amico di Parenzo che si chiama Massimo di nome, Giannini di cognome, che è il direttore, l'ex direttore del quotidiano La Stampa, sostiene, in ordine, signor Giannini dice che il sistema dell'informazione della RAI si è trasformato nel layer del ventennio, che la RAI è piegata alla politica. Cioè loro invece che nascondono le notizie su Casagnelli, loro sono liberi. Quindi cioè scusa, c'è una notizia su Stellantis, devi armarti della lente d'ingrandimento, di un microscopio ad alta precisione, forse a pagina 28 di Repubblica trovi una cosa e poi fanno la lezione agli altri. Ma sono fantastici. No, ferma le rotative, non ho mai letto sul giornale Libero una notizia sulle presenze parlamentari di un signore che si chiama Angelucci. Non ho mai letto. Va bene. Nessuno integrito, ha le mutandine pulite, nessuno ha nessuno fa la lezione agli altri, no? Quindi attenzione. È chi fa la lezione agli altri. Voi che ci avete mutande chiacchierate, qual è la presenza parlamentare fate la lezione di Angelucci? Andiamo avanti. Angelucci. Vai. Ma non lo so, avrà delle presenze basse, ma chi se ne frega, l'editore di Libero, noi non è che abbiamo problemi a dirlo, io non ho problemi a dirlo. Angelucci, ma vado in Parlamento dell'editore di Libero. Ma non ci ma va, ci va in Parlamento? Ma non ci andrà. Allora, o vola via come il cavallo di Libero. Alcune presenze come quelle di Parenzo si contano, altre si pesano. E questa frase storica. Questo però è un po' troppo proeditore, diciamo, questa roba qua. È un po' troppo proeditore. Vagamente proeditore. Però scusate, ma io lo capisco, ti voglio bene. Lo capisco, tu sai che anche la Fornero dice che. Ma piange o lo fa a secco? Dice, diciamo. Non mi sembra che sia. Piange o lo fa a secco, non è male. Non mi sembra che siamo in una Rai dove libertà e ritegno siano la regola. C'ha ragione. Signora Fornero. Ancora lei, ancora parla. Ancora parla. Signora Fornero. Ma Giannini ha fatto una cosa terribile. Io mi aspettavo. Dice poi l'Avenier 71 anni, cosa c'ha da perdere? Ma come si permette? Se l'avessi fatta io una cosa del genere, mi beccavo del misogino, irrispettoso verso le persone grandi. Cioè, invece qua è tutto normale. Voi avete il Parenzo Pass o il Giannini Pass, potete dire qualunque cosa. Contro i vecchi, contro chiunque. Ma poi scusa, l'occupazione della RAI, ma scusa, che Giannini se ne accorge adesso? No, però lo fa con. Adesso prima lo facevano con garbo, dice. Non l'hai sentita quella roba? Con garbo. No, poi tra
peraltro, scusa, piangono, hanno condotto tutti i trasmissioni in Rai, cioè scusa, tranne me, ma hanno condotto tutti e piangono, e dice no, ma la Rai prima era buona, a coso, ma ci avete fatto... Ma tu non l'hai sentita quella della Gioia Feroce però, Daniele? No, Gioia Feroce della... Ma mi ripetete la Gioia Feroce? Cioè l'occupazione c'è sempre stata, però adesso è con la Gioia Feroce, adesso la fanno con Gioia... Sono fascisti, perché sono fascisti. No, la fanno con Gioia Feroce. C'è l'idea della vendetta. Adesso c'è il sadismo. La vendetta. La vendetta. La vendetta. Ma perché prima che cazzo facevano? Che occupavano pure il buco del culo. Hanno avete occupato il buco del culo, avete occupato. Avete occupato gli strapiuntini, avete occupato i passanti, pure quelli che passavano intorno alla Rai. No, ma la più bella è la Schlein. La più bella è la Schlein che ha fatto la cosa delle proteste e lei è la prima sul TG1, capito? Cioè io sono sparita. Chi è il numero uno delle presenze? Senti, per due volte su Mauro è stato in studio da Parenzo sulla 7. Ottimo. Non c'è stata nemmeno una domanda, nemmeno una domanda sulla su sapeva cosa? Qualcosa su moglie e suocera. Ma non c'è stato un giudizio, un giudizio di capezzone. Chiedere della moglie. Parenzo è per Soumahoro è una specie è un più che un avvocato, Parenzo è un aggravante, cioè daranno altri tre anni alla suocera e alla moglie. Io sono un garantista e li difenderò, ma appunto. Ogni parola di Parenzo è un aggravante. Dice, a un certo punto Soumahoro dirà fermate Parenzo che qui già la situazione è disperata. Ma ad oggi è un grande italiano o no? Scusa, ha ricevuto un solo avviso di Soumahoro. Ma scusa, devi dire, è un grande italiano. Ma un grande non italiano? Ha ricevuto un avviso di garanzia. Ma dopo va in Parlamento più volte di Angelucci, perché va in Parlamento più volte di Angelucci. Sì, purtroppo parla anche, purtroppo non prende parla finanziamento anche. Ma pubblico, ti rendi conto che si alza e fa "Beh, cosa ci avete contro di me?" E ridono tutti. Il suo reato è il reato di sputtanamento. Ma capisci, uno che entra con gli stivali per difendere i più deboli, dopodiché moglie e suocera sono accusate un elenco così moglie e ancora suocera. Parli. Però ancora scusami, ma lui sta più pulito di Sant'Anchè. Se dovessi in affidare momento, i tuoi però. Soldi o la tua le chiavi di casa tua, li daresti ad Angelucci, come dice Parenzo, editore di Libero e nonché oppure a Soumahoro? Ma che dubbio c'è? No, ma così è una domanda retorica. Ma che dubbio c'è? Ma che dubbio c'è? Parenzo, tu a chi fideresti i tuoi soldi? Agli Angelucci o a Soumahoro? No, spiegami. A te. Guarda, io so che il gruppo Angelucci ha fatto delle cose anche delle cose buone, come si tiene aperta a chi gli daresti i soldi? A chi gli daresti il tuo destino? Al signor Angelucci oppure al signor Soumahoro? Sono sicuro che se le affidassi a Soumahoro sono sicuro che tornano uguali, magari non segnalo di più, ma che in un uguali. Quarto d'ora Parenzo si è allisciato. Rai, Mediaset, La 7, gruppo Angelucci, cosa Cairo, che altro manca? Io non lo so, tutto. Allora, che c'è Vittorio da Roma? Che c'è Vittorio? Dai, dimmi, devi attaccare Capezzone. Cruciani, dimmi. Sì, vabbè, Cruciani, prima di tutto volevo ricordare che l'anagramma del nome Capezzone è cazzo pene. Quindi è una doppia virilità, quindi, una doppia virilità. Quindi tu non puoi parlare e pensare di dire qualcosa intelligente, capito, dottor cazzo pene? Poi io quello che penso di lui è che è un emerito fascista di merda. No, fascista non si può dire, è un fascista di merda. Non faccio troppi complimenti a un governo che tollera raduni fascisti. Tu lecchi il culo a un governo che tollera raduni fascisti e non dice, pensa che tu sei arrivato a parlare dei Sanremo, ma che dovrebbero fare? Dovrebbe, che dovrebbero fare vorrebbe, con i raduni fascisti? Che dovrebbero fare? Che dovrebbero fare? Salis, massacrare di botte i fascisti. E non è normale uno che dice di essere libertario parlare e leccare il culo a quel porco di Orban. Tu non puoi essere libertario e leccare il culo a Orban, capito? Vabbè. Perché non prendi una posizione? Parla piano che si sveglia mamma, parla piano che si sveglia mamma, poi ti sculaccia. Una donna italiana in catene, sì, ma parla piano che si sveglia mamma, poi ti sculaccia. Cazzo bene. Diccelo, ti piace vedere una donna italiana in catene senza nessun diritto umano? E questo qui è il tuo modo di essere libertario. Ma non l'ha mai se detto. Tu vuoi essere libertario, devi dire che Orban è un maiale. Se dici che Orban è un maiale, giusto, vuol dillo dire senza che piangere, libertario. Dillo senza piangere, però. E tu parla, tu smetti di leccare il culo al governo vabbè. Parla di quello che vuol dire essere libertario. Non dici una parola, dottor Cazzopene? Non ci parli di questo. Vera la dice questo nostro amico, cioè che Orban sia un illiberale, è vero, è uno come Capezzone. Ma voi date la patente di liberale così. Invece quelli che vanno a pestare, quelli che manifestano, quelli sopra. Quindi tu c'hai, l'Italia è antifascista, dottor Cazzopene, l'Italia è antifascista, capito? Questo è anche vero. Vabbè, quindi scusa, se c'è un gruppo di stronzi vestiti da fascisti e un gruppo di stronzi vestiti da comunisti che si picchiano selvaggiamente, la metà sono bravi e la metà no. Come funziona? Cioè, come ragione? Basta dire che Orban è illiberale, basta dire questo, basta dire che è una scoperta questa. È
appena notizia, alle ore 19:56. Io chiuderei su una cosa, chiuderei su un premio Nobel, l'ho già detto io, vorrei che tu aggiungessi qualche cosa. E invece cosa fanno? Il premio Nobel Parisi. La cosa bella è che Parisi dice che c'è com'è il pedonicidio. Pedonicidio. Allora, quindi Bologna, fantastico. Piccolo dettaglio, alla stazione di Bologna, abbiamo pubblicato sul Libero, c'erano bande di extracomunitari che si stavano picchiando selvaggiamente con bottiglie, una casba, un casino micidiale. Sicuramente, no, sto arrivando, sicuramente si pestavano per arrivare primi a pagarci le pensioni, secondo la tesi di Targent Amico. Ma davanti a tutta sta cosa, teste spaccate, sangue, eccetera, il problema vostro è mandare la gente a 30 all'ora. Ma tu capisci che non state bene. No, ma l'unica cosa, poi l'altra cosa è il femminicidio, associato al femminicidio, cioè non hai capito ancora il femminicidio. Ma certo, cioè, siccome sono gli uomini che guidano e che ammazzano le donne, c'è il femminicidio. Ma apposta gli hanno dato il Nobel, hanno dato il Nobel apposta. Grazie Daniele, fermi tutti. Ciao. Grazie. Eugenio della Lampada. Eccomi Valerio. Allora, vorrei qualcosa di più smart per la pausa pranzo. Sì. La spesa e il delivery. Che mi faccia risparmiare sulle tasse della mia azienda. Magari in app o card. Bravo. Ma Valerio, esiste già Ticket Restaurant, la soluzione geniale per la deduzione fiscale. Ah, vabbè, allora vado su ticketrestaurant.it. Ciao, sono una piattaforma che gestisce contenuti e dati. E tu? Stai guidando e sei in ansia per le informazioni da organizzare? Allora non conosci l'automazione documentale. Acquisisco i documenti, li classifico, utilizzo il riconoscimento del testo per una ricerca dati veloce, stabilisco i profili utente. Io metto in moto il business della tua azienda, proteggendo le informazioni sensibili. Serve altro? Chiedi pure. Kyocera è il marchio che offre soluzioni documentali amiche dell'ambiente. Rivenditori su kyoceradocumentsolutions.it. Easy work, easy life. Quando l'uomo atterrava sulla Luna, i tuoi genitori neanche si conoscevano. Quando cadeva il muro di Berlino, tu guardavi i cartoni. Hai saputo che c'era il Black Friday solo quando è finito. Ma questo non te lo puoi perdere. Il momento è ora. Anche a febbraio, Nissan Qashqai è tuo da 25.900 euro con incentivi Nissan e permuta anche senza rotamazione. Sbrigati. Info su nissan.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Let's go! Da MediaWorld c'è i Love Tech. Con MediaWorld Club acquista uno o più prodotti in promozione, spendi almeno 100 euro e regalati un'esperienza enogastronomica e puoi vincere una cena stellata. Concorso misto dal 12 al 21 febbraio. Montepremi, 3.000 euro IVA esclusa. Regolamento su MediaWorld.it. MediaWorld, let's go! Scende? No, noi saliamo. Siamo piccoli e medi imprenditori del Lazio. Sale anche lei insieme a noi? Con i nuovi bandi per l'accesso al credito delle PMI, la Regione Lazio porta in alto la tua impresa. Vai su farelazio.it e scopri subito come ottenere finanziamenti. Campagna promossa dalla Regione Lazio. Il piano è finanziato con fondi europei PR FESR Lazio 21-27. Da Rodause l'inverno è extra gustoso. Scopri il nuovo extra menu Winter in edizione limitata e goditi un piacere smisurato. Prova le novità e il sapore unico del Double Crispy Chicken e del controfiletto di Black Angus. Scopri di più su rodaus.it. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Signor Cruciani, anarco-capitalista del mio cazzo, ringrazia che quando esci di casa trovi le luci accese, trovi le strade asfaltate, paga le tasse per meritarti quella roba lì e poi ti compiace che i poliziotti menino gli studenti. I poliziotti sono lo Stato, coglione. Ma è possibile? Ma che cazzo ci tocca sentire in questa trasmissione? Io non so. Pezzo di merda dei Cruciani, la stessa soversia ce l'ha avuta la polizia all'epoca dell'assalto alla sede della CGIL, di mortacci tua, e la soversia di mortacci tua, ma vaffanculo a stronzo. Ma
Allora ragazzi, ribadisco quello che è successo, perché può sembrare una piccola cosa, ma è estremamente importante. Tre studenti della Bocconi che hanno espresso, tre ventenni della Bocconi che semplicemente hanno espresso dei giudizi ruvidi sul terzo bagno. Sul terzo bagno. Ruvidi, bravo. Una volta ruvidi, l'università ruvidi. Era goliardia. Una volta l'università era un punto, un ancora, luogo dove si poteva dire qualsiasi cosa. C'erano i tazebao dove si scriveva qualsiasi cosa. Oggi invece la gente ha il terrore di parlare per il politicamente corretto del cazzo. Questo è il punto. Tre studenti sospesi, sei mesi e riabilitazione, semplicemente perché uno ha detto i corsi di inclusione sono da disabili mentali, una cosa del genere, un altro. Disabili mentali anche è brutto. Ma dai, anche disabili mentali è una bruttissima espressione. E allora che facciamo? Anche se è brutta, sospendiamo un futuro accademico. Dai, su, un altro. Forse dai, la sospensione è troppo, ma sicuramente usare l'espressione di disabile mentale all'università in modo offensivo, come se fosse un'offesa. Ma non è l'università. Come se fosse un'offesa essere un disabile mentale. Ma raggiunto la signora, la signora Annalita Briganti, che saluto, applausi. Buonasera e buon compleanno. Cioè, ma l'hai letta? L'hai sentita sta cosa? Sì, io penso che la soluzione adottata sia in realtà l'acqua di rose, perché l'acqua di rose, che è un esempio di discriminazione su più fronti. Io, tra l'altro, sono cresciuta in una famiglia con una persona down, quindi questa espressione non la voglio neanche ripetere, non la voglio sentire. Che va fatto uno studente che dice disabile mentale? Uno studente che giudica così un elemento di inclusione, un'iniziativa di inclusione, allora va cacciato dalla Bocconi. Ma tu sei pazza! La Bocconi da cui è uscita la classe dirigente del paese. Mi segnalano, io so che la dirigenza non vuole intervenire, ma segnalano che la cosa è ben più grave. No, la cosa non è, infatti, ben più grave. Non è vero. Io adesso sto raccogliendo informazioni precise. Ma quale più grave? No, davvero, ma non diciamo cazzate. Sto scrivendo in questo momento. Il direttore non vuole intervenire. Non intervenisse. Ma la cosa è ben più grave. Adesso mi stanno arrivando delle notizie che io in esclusiva ti fornirò. In esclusiva ti fornirò. Ma questo è senso serio. Rendessero pubblici i messaggi per i quali sono stati sospesi questi qua. Pubblico niente, io li conosco. Io conosco quelli. E la tua presa di posizione ti costerà molto caro. Domani la trasmissione non andrà in onda, secondo me, e ci vuole un giorno di pausa. Anzi, guarda, domani è giovedì, giusto? Giovedì e venerdì, due giorni di pausa. Per cui io mi stanno arrivando delle notizie importanti, così avrai occasione di riflettere. Per due giorni, domani niente trasmissione. Per quello che allora, stai posso dicendo, dirti, poi, scusami, che problema c'è del terzo bagno? Il terzo bagno è necessario, perché ci sono persone che non riconosce. Anche qui ci vuole il terzo bagno. Comunque, ci sono persone che facciamo il terzo bagno e chiamiamolo. Facciamo il terzo ci bagno vuole a Tamburini. Il terzo bagno, certo, perché ci sono persone che non riconoscendosi in un genere, allora, giustamente, sono in difficoltà. Senti, il mio pensiero per è questo: usare una toilette. E secondo punto, il mio pensiero è questo: se tu c'hai il fisello, vai in quello degli uomini, se c'hai la figa, non è così, vai in quello delle donne. Perché tu puoi avere una cosa o un'altra, che non ripeto, e non riconoscerti nella cosa e se uno non ti, e se uno non si sente, secondo e punto, se uno non si sente niente, punto, LGBTQ plus. Che facciamo? LGBTQIA 40 bagni? LGBTQIA plus. Che facciamo? 40 punto, bagni? Beh, cioè il terzo bagno può aiutare per tutti tante gli altri, persone. Diciamo, per tutti secondo gli altri. Secondo punto, ma vi rendete questi conto, ragazzi, no? A che titolo sono in un'università privata che fa dei test d'ammissione? Non sono all'altezza di questa università. Ma tu sei pazzo. Andassero a fare altro, studiassero su ti dico di genere, una delle frasi incriminate. Sì. Una delle frasi incriminate. Ma non diciamo pagliacciate. L'orientamento sessuale è una cosa, il sesso biologico è un'altra. Può piacerti chiunque, ma se hai il pesce resti maschio. Ottimo. E se hai la patafiocca resti femmina. Molto da Bocconi. E va nel bagno. Ma che c'entra? Ma che all'università di non so cosa, via. Ah, vai, via dalla Bocconi. Andatevi questa a guadagnare qua, la vita e rispettate allora, gli altri. Allora, guarda, sì, c'ha ragione, c'ha assolutamente ragione. Qui ho tutti i documenti che ma non c'hai nessun documento, ma non hai alcun con documento. Questo linguaggio, ma ti dai. Assicuro, ma ti vai, assicuro. Non hai alcun documento. Tira fuori le carte, quali sono le frasi contestate? Ce le ho qua. Quali non sono so se le frasi contestate? Ce le ho adesso, te le giro nella chat e tu poi Filippo da Vicenza, vai Filippo, dimmi. Filippo, dimmi. Io penso che quello che sia successo sia molto grave, sia gravissimo. Sì, io vedo sì. nel comportamento della Bocconi un comportamento assimilabile a quello che fanno i fascisti. È gravissimo che per una persona che esprime liberamente un pensiero, per quanto
per quanto fascismo crudo non possa esageriamo essere, però insomma fascismo non esageriamo questo, ma c'è una polizia politica che controlla i messaggi delle persone sui siti. Conosco questo, lo trovo un orrore, terrorizzata, la gente è terrorizzata di parlare di qualunque cosa riguardi il genere. Però il problema, quello che è davvero scandaloso secondo me, è che tutte queste azioni vengono prese sulla base di prove scientifiche che sono altalenanti. Se ci fossero delle solide prove scientifiche sul fatto che esistono terzi generi. Vabbè, c'è gente che non si sente né donna né maschio e fa una transizione. Si sente maschio pur essendo un corpo da donna. Sì, ma questo... se io mi sento ricco, ma in banca c'ho 5 euro, a me il finanziamento non me lo danno e non mi fanno il bagno a parte. Sì, ho capito. Questa però è una cosa diversa: sentirsi ricco piuttosto da sentirsi donna o maschio. Cioè, tu sei contrario ai bagni? Tu sei contrario al terzo bagno? Sei contrario al terzo bagno? Io sono contrario con tutto ciò che non è scientificamente provato. Posso dire una cosa, Filippo? Scientificamente ci sono stati altri episodi in cui ad esempio veniva preso in giro per questioni indiano. Stiamo parlando di tre persone sospese. Cosa hanno fatto queste tre persone sospese? Dimmi i reati che hanno reati. Adesso, dimmi le frasi incriminate per le quali sono state sospese. Secondo me il discorso è pertinente, perché Filippo, può essere incriminato. Filippo, scusami, lo sai, io ti posso seguire su una cosa. Allora, siccome questi bagni della Bocconi pare che siano stati realizzati sotto spinta di una persona, una persona ha spinto per la realizzazione di questi terzi bagni. Ora, i desiderata di una persona fanno costruire un bagno. La Briganti dice non c'è niente di male. Sì, perché noi dobbiamo includere nella società. Ma posso che vuol dire? Però posso dire una cosa. Dire? Visto che noi abbiamo un ruolo molto importante, è stata detta una grande sciocchezza, perché la scienza, mi perdoni, qui non c'entra niente. Fatemi capire, qui ma uno che imbratta un muro va premiato? Scusatemi, ma chi ha detto? Ma sei mesi di sospensione per avere scritto, per avere espresso delle... dicono, se uno imbratta un muro ma qual è? Ma è un esempio stupido. Chi te lo ha fatto? Ha fatto un esempio stupido. Tirassero fuori le frasi gravi che hanno comportato, che hanno portato a sei mesi di sospensione. Tirassero fuori le frasi gravi. Se uno imbratta un muro, ho capito. Cosa gli devi dire? Bravo, hai fatto bene. Ma è un paragone stupido. Chi te l'ha fatto? Mi stupisco che sia un universitario. Ciao. Allora, Andrea da Firenze è intervenuto ieri ed è un napoletano che risiede a Firenze e ha qualcosa da dire nei confronti di tutti quelli, di tutti quei napoletani che si sono mobilitati per il signor Geolier. Giusto, Andrea? Sì, giustissimo, perfetto. Buonasera a tutti, ciao Giuseppe. Sì, dimmi. Vabbè, questo... Sì, no, è così. Infatti sentivo prima che si argomentava anche con Capezzone che si parlava che... Cioè tu ti vergogni di tutti Geolier. Quelli che si sono mobilitati su Geolier, giusto? Questo assolutamente, a sostegno di Geolier e soprattutto che noi in quanto napoletani dovevamo sostenerlo a prescindere, perché Geolier rappresentava ma Geolier non rappresenta Napoli. Geolier rappresenta lo schifo. Ma come fa a parlare così di un ragazzo? Ma è la verità. Ma non è un ragazzo. Lui è un ragazzo che fa parte di una schiera di persone che pubblicizzano criminalità, violenza, droga, camorra. E sinceramente anche io da ragazzo preferisco non frequentare queste persone. Questa è la tua tesi. Quindi per me non è un esempio. È benissimo. L'altra tua tesi è quelli che prendo. Ti vergogni di quelli che hanno preso il reddito di cittadinanza a Napoli, giusto Andrea? Assolutamente, cioè, assolutamente. Pensi che siano dei parassiti? Che pensi? No, il reddito di cittadinanza a personaggi del genere è come dare la droga ai drogati, la stessa cosa. Molto bene. È la stessa Allora, cosa. Qui abbiamo un signore che si chiama Pasquale Lino Romano che ha traditore. Chi è? Che c'è? Che c'è da traditore? Figlio spadalino. Chi se l'hanno cacciata a Napoli? Chi secondo me si prostituisce alle ascine? Domanda Juventino. No, non sono Juventino Pasquale, sono tifoso del Napoli. La differenza è che però io mi sono evoluto, tu sei rimasto nelle caverne con il braciere, hai capito qual è il discorso? Molto bene. Non rappresenta nessuno. Io non pretendo che qualcuno mi mantenga, che lo Stato mi mandi soldi fino a casa. Beh, è un dibattito molto basso, dico, però. O mi fai lavorare a casa nel mio comune, perché tu vuoi fare il parassita, capito, che lavori nel comune. È un
bravissimo, non vuoi fare un cazzo, bravissimo, quindi, bravissimo. Ma non è un dibattito costruttivo. Lino rispondi. Allora, la prima cosa, Napoli non la rappresenta nessuno, Napoli si rappresenta da solo. Seconda cosa, con il reddito di cittadinanza ho avuto l'arretrato, domani sono a Tenerife. Ah, pure. A vostro. No, ma non ho capito, Lino sta dicendo una cosa clamorosa. Chiamami a Plaza Hotel, tu sei un emigrante, hai capito o no? No, ma questo è clamoroso. E viene Natale, fammi sapere, mangio il zambugnale e dice il capo a e bene assai. Quei soldi miei che io mi Allora, scusa, però qui c'è uno scontro di filosofie pazzesco. Allora, Andrea da Firenze dice che tu sei la vergogna di Napoli. Lino Romano ci sta dicendo un'altra cosa. Un rifiuto umano, lo rifiuto. Anzi, vero, aspetta, come Andrea, dici aspetta di essere... un attimo, aspetta un secondo. Aspetta, Andrea, aspetta un secondo. Lino Romano ci ha dato una notizia incredibile, che con i soldi di cittadinanza domani va a Tenerife. Vai a Tenerife domani. Chiamami, sono a Los America, ho affittato un maggiolone caprio. Cioè, chiamami. Sì, certo che ti chiamerò tutti i giorni da Tenerife con i soldi a del reddito. Plaza Hotel, Los America, le Canarie, si festeggia la fine del reddito e si festeggia l'inizio dell'ADI, l'assegno di inclusione. Tutto per Giorgia Meloni. Comunque, okay, posso dire una cosa, Pasquale Lino Romano, non solo con i soldi del reddito di cittadinanza e con i soldi della nuova disoccupazione parte per Tenerife, dove ha affittato un maggiolino. Plaza America. Sì, vabbè, ho capito, Plaza America, Plaza America, come si chiama l'albergo? Hotel Plaza, Las America, le Canarie. Quanto costa la vacanza a Tenerife nelle Canarie, Lino? Che te lo dico a fare quanto costa. Che ne so. Andate a lavorare con l'assegno di inclusione, ce ne andiamo a Tenerife e dice la sto scappato di casa, che Napoli non la rappresenta nessuno. Napoli si rappresenta da solo. Io rappresento la mia identità. Io con io ho grande rispetto e affetto per Pasquale Lino. Sì. Se però, anziché io capisco a Tenerife va benissimo, anch'io vorrei andare a Tenerife, non posso perché ogni giorno Parenzo, devo lavorare, io ti voglio bene nell'anima. Parenzo, ascoltami, dimmi. Io vengo all'area che tira 3 volte ogni mese. Grazie. Mi solta, non so. Stai. I soldi, tu giustamente. Tu i soldi a me, quando mi stai, soldi, fammi capire. Giustamente. Per andare a protestare in televisione. Ma quando mai uno prende soldi? Scusami, però, quello non è un lavoro. No, però ragione, scusa, tu gli fai fare l'inviato, lo impegni ogni giorno, lo impegni ogni giorno per stare lì, questo non c'ha mai... gli fa piacere, non ha un cazzo da fare, gli impegno il tempo, ma adesso e va pure a Tenerife. Devi cacciare i soldi. Ha ragione, a un certo punto non c'è nemmeno un caffè offerto. No, ma ha ragione Lino, tu lo impegni il tema, scusate. Il tema però non è questo, il tema è che secondo me io devo lavorare tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino fino alle 8.45 di sera. Non mi sognerei mai di andare a Tenerife. A Tenerife ci vado nel weekend, se mai parto il venerdì pomeriggio, il venerdì sera e torno domenica sera. Fossi in te, mi metterei a cercare un posto di lavoro anziché andare a Tenerife. Questo è... No, però io lavoro per la 7 gratis. Ha ragione, Lino ha ragione. Se tu gli avessi. Fai causa, ti do tutti gli attrezzi. Fai causa. La Procura della Repubblica per sfruttamento ai percettori del reddito italiano. Ma quale sfruttamento? Ma di che cazzo parliamo? 1 milione di visualizzazioni ha fatto su di me. Ti rendi conto che ascolti? Insomma, pare Bocacciano. Ha ragione, Lino, alla fine su questa ha ragione. Invece su Tenerife, su Tenerife devo dire che ci sono dei dubbi, perché il signore, e io qua chiedo l'appoggio di Andrea da Firenze, è incredibile. Cioè lui rivende con i soldi dell'ASPI, non so di che cazzo è la cosa nuova della Meloni, e va a Tenerife. La disoccupazione. Ridicolo, è un rifiuto umano, è un parassita. Ma lui deve ringraziare che lavoro il reddito di cittadinanza, perché in altri stati l'avrebbero messo a spalare la merda nelle carceri. Lui dice anche io il reddito, sono 10 anni che non fai un cazzo, ringrazia che l'hai avuto ed è per colpa tua che l'Italia sta messa così. Hai capito? Parassita, rifiuto. Tu sei uno specialista dei rifiuti.
raccogliti, raccogliti da solo e buttati nell'umido, vai. Te fam, hai dovuto arrivare, mo te fam. Esatto, perché io lavoro, se la voglio me lo trovo, bravo, non come te che devo Andrea. Aspettare che me lo portano a casa. Pasquale, fa pure il fenomeno. Io ho fatto una faticata per non faticare. Ha fatto una faticata per non faticare. Cioè, questo rivendica di non fare un cazzo. Tu sei chiuso a Firenze, parli di Napoli. Ma è andato a Firenze a lavorare. Sono andato a lavorare. Sono andato a lavorare, non come te, che fai il parassita e ti sei mandato i soldi a casa. A stesso livello, tu è andato ancora a lavorare. Comunque, sì, è ovvio, io devo andare a lavorare. Comunque, domani Lino, primo collegamento da Tenerife, Hotel Plaza. Sì, ma io lo devo stare anche io domani, perché io lo devo insultare, gli devo rovinare le vacanze a questo Lino. Molto bene, fermi tutti, ragazzi, fermi tutti. Grazie, Lino, ride. Vabbè, che ne so, ride. Non ci niente da ridere. Datroni fino al 21 febbraio acquista due prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà, come la lavatrice Hotpoint 9 kg classe A con Active Care, tua a soli 224,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Sono loro, sono le Lady 60! Con le del calcio è tanto assimilabile, e il suo sodio è trascurabile. Che gran mossa per le tue ossa! Acqualete, ottima mossa per le tue ossa! Torna ING con Conto Arancio. Ascoltiamo insieme il nuovo speciale remix di Senza fare un tasso. Con Conto Arancio hai l'interesse senza fare un tasso. Apri Conto Arancio e hai il 3% lordo per 12 mesi senza vincolare i risparmi. E senza fare un tasso. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale fino all'11 maggio 2024. Prima attivazione tra il 28 gennaio e l'11 maggio 2024 fino a 100.000 euro. Documentazione informativa sul sito ing.it e nei punti fisici. Carlo, ma tu hai capito perché si chiamano doppi saldi? Perché sulla collezione 2 prima c'è il 50% di sconto e poi un ulteriore 20. Ah, doppi saldi, doppi risparmi. Due, come noi. Carlo, Jerry, veramente siamo in tre. Ah, maestro, proprio lei. Ma dov'era? Lo spot sta per finire. Beh, allora termina domenica 18 febbraio. Poltrone sofà, solo divani di qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Amore, che dici? Finalmente cambiamo l'auto? Ma sì, certo. Oggi è easy. Ah, e possiamo approfittare degli incentivi? Sì, è così easy. Anche se non abbiamo un'auto da rottamare? Te l'ho detto! Gli incentivi Easy Citroën sono davvero per tutti! Sulla gamma Citroën hai fino a 10.000 euro di vantaggi. Per tutti. Info su citroen.it. Easy. La Zanzara. Nel caso tu avessi dei dubbi, quando dici che chi dice pace nello stesso momento sta pensando che Israele sono dei figli di puttana, ti do la conferma, sì, è così. Pace, Israele sono dei figli di puttana. Netanyahu è un genocida. Vaffanculo, Crucio, te e quel lecchino che c'hai accanto. Allora, praticamente, se noi applicassimo il metodo Bocconi alla Zanzara, dovremmo chiudere questa trasmissione, caro David. C'è il metodo Bocconi, andrebbe chiuso. Questa non è la Bocconi. Ho capito, ma Andrea, c'è il codice d'onore. Sai che la Bocconi ha un honor code che applica, no? Un honor code per cui se tu commetti delle cose o dici delle cose che possono compromettere l'immagine della Bocconi anche fuori dall'università, hai dei provvedimenti che possono andare dalla punizione, dalla sospensione alla cacciata. E vabbè, lo sappiamo. Però, ragazzi, queste cose qui nascono per chi commette veramente, perché se tu dai un pugno a qualcuno, ti riconoscono e sei denunciato, ti cacciano dalla Bocconi. Non se dici, che ne so, in quel bagno lì io vado a trans, ci andresti a... Ma chi se ne frega, è una goliardia. Una volta l'università era goliardia. Questa è la Zanzara. Dai, ma su. Monica da Roma, adesso bene, ti presento una persona, Monica da Roma. Ciao, dimmi. Ragazzi, ciao Parenzo, ciao Cruciani. Dimmi Monica, però fermati con la macchina, fermati. Pietro dalla provincia di Isernia, forza ragazzi, dai, forza. Ciao Giuseppe, ciao Cruciani, buonasera. Allora, ascoltami, io volevo capire una cosa, la Bocconi, sì, il quarto bagno, perché io immagino ci sia un bagno per i maschi, un bagno per le donne e un bagno per i diversamente abili. Il quarto bagno a chi deve servire? Cioè, voglio capire, la Bocconi, per... Bravo, hai detto che è il quarto bagno. Per quelli che non si riconoscono né come uomini né come donne, sarà una persona, due persone, che cazzo devi fare? Va così il mondo, che dobbiamo fare?
fare. Sì, secondo me è molto semplice. Se c'hai l'uccello, vai nel bagno da uomo. Se c'hai la figa, vai nel bagno da donna. Ma che deve succedere in un bagno? Non ti senti a tuo agio? Devi andare al cesso. Devi andare al cesso, sederti e pisciare. Punto e basta. Ma che cazzo devi fare? Devi avere un bagno tuo, perché non ti riconosci né come uomo né come femmina? Secondo la Briganti, sì, secondo me è una follia, perché altrimenti uno dice: cazzo, è la Bocconi che ha un problema in questo senso. Non so, ragazzi, la società non ha un problema. La Bocconi risponde al fatto che ci sono alcune associazioni che fanno delle pressioni. E siccome, mi ha detto prima Capezzone, ed è vero, ormai le università sono giudicate se sono inclusive o no, ci hanno punti, cioè dire finanziamenti, soldi. Prendi soldi se dimostri di essere inclusivo. Ciao. Ma scusa, ma se uno sporca un muro. Ma questo te l'hanno fatto notare questi della Bocconi, non so chi è. Questo sarebbe pure un professore. Chi è? Ma come se uno lorda un bagno, scusami, però è una questione di educazione del posto dove stai. Allora, se io mi mettessi fuori dalla 7 a scrivere con uno spray, ma cosa mi farebbero? Ma cosa c'entra? Ma è un esempio stupido, no? Ma che esempio stupido è? Dai, abbiamo con noi una ragazza, perché io lo chiamo ancora ragazza, che da tanto tempo non sentiamo, napoletana verace, che non prende il reddito di cittadinanza, diciamo la verità, non l'ha mai preso, forse anche contraria al reddito di cittadinanza. No, non l'ho mai preso, non l'ho mai chiesto, per cui... Non ti piace prendere il reddito di cittadinanza, essere pagata dallo Stato, sei pagata dai tuoi clienti. Da me stessa, dai tuoi abbonati, esatto, diciamo, in questo abbonati. Momento, ha 45 anni, lo diciamo, si chiama Marika Fruscio, applausi, eccoci qua. Allora, praticamente tu hai fatto per una vita la showgirl, diciamo, no? Sì, l'opinionista di calcio. Sì, l'opinionista di calcio, cioè. Da un po' di tempo fai la content creator anche tu. E soprattutto non ti vergogni di dire che grazie a OnlyFans riesci adesso a campare, a pagare le bollette, o sbaglio? Esatto, non solo quello, anche il mutuo a tasso variabile, ricordiamo che anche quello, sono delle botte non indifferenti. Però principalmente questo. Principalmente questo, esatto, cioè non lo faccio perché voglio andare al ristorante tutte le sere, non lo faccio perché voglio la borsa firmata, ma purtroppo la colpa io la do allo Stato. E addirittura perché? Addirittura la do allo Stato perché ci sono c'è poco lavoro per tutti e oltretutto quel lavoro che c'è va retribuito in base poi a quelli che sono però i costi. Scusa Marika, la colpa però non è dello Stato se uno fa OnlyFans. Cioè, ma no, non è, questa è una strada che uno può prendere per far fronte poi alle proprie esigenze e al proprio fine mese. Io conti in tasca non li faccio a nessuno, io guardo le mie. Però sei una di quelle di OnlyFans che non guadagna grandissime cifre, no? No, cioè, guadagna bene per campare. Guadagno bene per campare, insomma, sono sicura alla fine del mese, perché io comunque ho il mio lavoro, cioè io faccio televisione, ho il mio lavoro. Però non ci arrivavi, però diciamo. Non mi basta per. Però la colpa non è dello Stato, la colpa è di alcuni lavori che magari sono sottopagati, ma la colpa è poi certi cifri finiscono. E a chi finiscono. La diamo allora la colpa se sono i lavori sottopagati? Non lo so, ma che ne so, ma non è lo qualcuno Stato. Deve avere la colpa, ma no, ma nessuna colpa, ci sono alcuni mestieri che non sono retribuiti abbastanza per il poi tuo livello. Poi anche se uno dice faccio un secondo lavoro è la stessa cosa, perché anche il secondo lavoro non è che prendi tutti questi soldi, perché facendo un secondo lavoro cosa fai? O lo fai il mattino o lo fai ma il pomeriggio. Ma quando hai iniziato tu con OnlyFans? Io sono 3 anni che lo faccio, sì. 3 anni e che cosa mostri, diciamo, nella quello niente più, quello di niente meno di quello che ho mostrato nei miei calendari che ho fatto nel corso della mia vita. Nudo. Ricordiamo che sei sempre stata considerata una grande portatrice di poppe, diciamo, no? Una grande detentrice di poppe, perché avevi una volta la settima, poi che è successo? Poi me la sono ridotta perché avevo problemi alla schiena. Fino a quando? Fino a quando? Una quinta, però era una settima ottava, diciamo, cioè, così. La settima ottava che avevi. Va bene, cioè, ma questo tipo di notizie, questo tipo di informazioni che tu stai cercando, sai, che impatto hanno anche nell'economia del paese, nel sistema paese? Cioè l'informazione serve perché vengono cos'è una dico notizia? Perché è una cosa nuova dico che perché è importante conosce, caro Parenzo ma che ha un interesse collettivo l'interesse è questo una ragazza di giornalismo. Una ragazza di 45 anni, siccome noi ci occupiamo spesso di content creator di OnlyFans, non c'è solamente, diciamo, il vertice di OnlyFans, quelli che guadagnano 70-80 mila euro al mese, non credo che sia il caso di Marika, ma ci sono anche persone che guadagnano per campare, per pagare. Dunque OnlyFans da questo punto di vista deve essere benedetto, cioè tu diciamo OnlyFans. No, facciamo ma infatti una bella io non facciamo vado una preghiera. No, io non è che benedico, io non vado contro, è diverso. Cioè, io la trovo una un modo, diciamo, per... un'alternativa, un'integrazione. Cioè, ecco. Ti fa un po' schifo anche. Assolutamente no. Cioè, fai vedere solo le tette, esatto, la passera, la figa. No, cioè, il mio corpo tu, in generale, nudo, esatto, nudo, sì, però non c'è né masturbazione e né tantomeno io
coinvolgo altri nelle mie... Cioè non fai sesso nelle cose, no? Esattamente, no. Quindi io dico che non vado, cioè io la mia linea è quella, è stata per tutta la mia vita quella tra calendari, tra... Però dici, perché lo devo fare solo per il calendario? Esatto, lo faccio perché adesso non lo posso fare in un momento in cui comunque è difficile, ripeto... È difficile la vita. Ma la escort la faresti mai tu? No, se no non facevo l'IFAS. No, ma che ne sai, le cose possono andare facevo, insieme. Anzi, era molto più semplice in quanto tutto rimaneva nascosto e non ti esponevi. Se ti dessero, non ne so, 10.000 euro per fare una... Ma perché non lo chiedete anche a chi va a fare la commessa o la segretaria? Ma io lo chiederei tranquillamente. Perché io dico che è una domanda che forse voi fate a chi ha l'IFAS perché, vabbè, perché associate il tipo di attività con l'escort. Ma sono due cose totalmente diverse. Ma non è un delitto fare l'escort? No, però sono due cose totalmente diverse. Perché chi fa il creator su OnlyFans non ha contatto diretto però, con gli utenti. Sì, va bene. È un'altra forma di prostituzione. È una prostituzione virtuale. È una prostituzione. No, allora che calendari che ho fatto sono prostituzione? No, anche Bruno Oliviero è diverso perché non c'è contatto diretto con la persona. Tu hai contatti diretto con i tuoi, sì, perché qualcuno chiede video privati e dunque hai contatti diretti. Sì, d'accordo, ok, perfetto, però non ci sono contatti fisici con la persona. Ma infatti ho detto virtuale, prostituzione virtuale, cioè tu praticamente ogni tanto qualcuno ti chiede dei video personalizzati, no? Se qualcuno ti chiede fammi vedere le tette, tu quanto chiedi? Dipende dal video, ma sì, posso, è 30 euro i video. 30 euro, così poco per vedere le tette di Marica Bruscio. Sì, esattamente. Uno l'ha già vista sull'internet normalmente. Ma uno basta che va a cliccare le vede. Però tette, sai cos'è? Il discorso è che la gente piace avere il rapporto anche umano con la tu persona. Parli. Esatto, sì, io colloquio con loro. Quanto costa parlare con te e basta? No, non è che costa, uno si abbona al... Quanto costa l'abbonamento al tuo OnlyFans? Dipende, 15-20 euro al mese. Sì, però tu guadagni con la quantità naturalmente, non con... Cioè con gli extra diciamo. No, con la quantità, cioè sì, quanta certo, gente lo so. Si abbona. Ma questo lo so, ma anche con gli extra, anche con i video extra. Sì, con i video che ti chiedono. Sì, con i video che ti chiedono, appunto questo. E tu, oltre alle tette, eccetera, che cosa ti chiedono nei video? Qualcosa di particolare, di speciale, che ne so? Cioè ci sono certi che hanno, gli piacciono le autoreggenti sopra la donna, oppure il piede. Il piede. Ci sono, veramente, ognuno ha le sue fissazioni. Però questa qua è la categoria OnlyFans per sopravvivere, diciamo. Esatto. OnlyFans no, per poi, la sopra... Voglio dire, sottolineo, ci sono anche quelle che si spingono un po' più in là, perché so che esistono creator che fanno anche di tutto, più. Ma di ci tutto. Sono anche chi... utilizzo lì fa c'è chi scorreggia sponsor, lo sai per... c'è chi scorreggia vabbè e questo basta. Non lo so, non ho mai sentito, no, sicuro, c'è gente che vende le proprie scorregge c'è un video, mi fai un video mentre scorreggi eccetera, non me l'hanno mai chiesto, devo dire la verità. La cosa più strana che ti hanno chiesto ma perché? No vabbè, tipo la foto dell'ascella. La foto dell'ascella. Sì. Facciamo vedere l'ascella, che ascella hai? Bellissima. Beh, non si vede niente qua. Beh, la foto certo, dell'ascella. Non vado in giro nuda, ma no, che c'ho, magari c'avevi una maglietta si poteva vedere. Invece il piede te lo chiedono, che piede hai? Pianta del piede. Come consideri il tuo piede? Beh, abbastanza carino. Poi vabbè, vogliono vedere la pianta, lo smalto. Alcuni ti dicono anche metti lo smalto color colore, eccetera. 30 euro, tac. Esatto. 30 euro, 50 esatto. euro e si va avanti a botte di 30 euro. In un giorno quanto puoi fare? Non ti chiedo una cifra totale del mese, che so che se ne sempre. Non voglio entrare nei dettagli. Sì, economici. No, però al giorno puoi arrivare anche a fare 1000 euro al giorno? No, sì. no. Però no, 500 no. al giorno lo puoi fare. No, anche sì, però non, diciamo non che siamo tutti su giorni. Livelli abbastanza decenti, diciamo. Non strafaccio. Non strafai. Ma ti sei fatto qualche problema prima di fare questo percorso? Eccetera? No, perché io ripeto. Fai niente di più, niente di meno di quello che hai fatto prima. Però c'è il rapporto col singolo che ti chiede una cosa. Scusi, ma Briganti, perché scuote la testa lei? Perché ti senti male? Non ho capito. È una persona che sopravvive nel senso campa grazie a OnlyFans. Dovresti dire grazie, perché cosa dovrebbe fare di diverso, signora Briganti? Devo chiedere il reddito da napoletana, di cittadinanza anch'io. Esatto. Da napoletana vorrei dire alle persone che ci stanno ascoltando che ci sono tante Napoli. Viva Napoli sempre, questa e non è Napoli. Abbiamo tre Napoli, uno secondo che è da Firenze, punto, uno che va a Tenerife con reddito di cittadinanza e lei che sono rappresentative della mia città. Secondo punto, abbiamo una bella complice del patriarcato, perché quello perché? Che vorrebbero alcuni uomini è la donna zitta e muta che si spoglia nuda ma a pagamento tra lei che comanda. A tariffe scontate. Terzo punto, questa è prostituzione, perché ogni volta che una donna vende il suo corpo si prostituisce. Non è la differenza del rapporto reale. Scusami, o allora virtuale. Lo Stato che però
giovane a fine dell'anno lei dovrebbe a chiedere i soldi, scusami, perché le farebbe bene. E allora lo Stato che alla fine dell'anno mi chiede le tasse su questo, vuol dire che lo Stato è un pappone. Allora a questo esatto. punto lei le scusate. Paga le tasse. Io le pago, come e come si pagano su OnlyFans le tasse? Devi fare la dichiarazione del reddito. Adesso è uscita anche una legge che si chiama DAC 7. Bravissimo, l'obiezione che ha fatto è giustissima, cioè dire lo Stato diventa pappone secondo te, allora, perché fa, prende le tasse su un qualcosa di disgustoso. Per me tutto questo dovrebbe essere illegale. Io non credo comunque che tutti dichiarino tutto. Ma siete pazzi. Tutti che dichiarano. Ma stai purtroppo invece sì, perché i soldi che ti arrivano dall'IFAS vanno direttamente sul conto corrente e quindi tu automaticamente li devi dichiarare. Fermi tutti. Ecco Andrea, alle prese con la necessità di ottimizzare gli spazi e gli asset aziendali. Postazioni di lavoro, sale riunioni, parcheggi, tablet, posti mensa. Condivisione è la sua parola d'ordine. L'inefficienza è il suo peggior nemico. Ma ora ha un alleato. L'innovativo software Zucchetti per la prenotazione delle risorse aziendali. Così ha più che dimezzato i costi e ha vinto la sua sfida. Fai come Andrea. Scegli Zucchetti. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia, la storia di Baldassarre Monge, continua con la stessa passione. Con il Mix Feeding. Secco al mattino e umido alla sera. Con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Per garantire tanta energia e alta digeribilità ai nostri amici a quattro zampe. Perché gli animali si meritano tutto il nostro amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Ehi, cercami un falegname disponibile nelle vicinanze. Sto cercando. Ancora qualche secondo? Mi dispiace, ma in questo momento nessun falegname è disponibile. Sono corsi tutti in concessionaria per l'offerta di Fiat Professional. Gamma Fiat Professional da 14.250 euro oltre IVA. Sulle versioni elettriche, Easy Wall Box inclusa nel prezzo. Offerta valida fino al 29 febbraio in caso di permuta o rottamazione. Scopri in concessionaria i vantaggi sui veicoli in pronta consegna. Maggiori info e consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Fineco. È tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Buonasera subito a Wall Street, dove al momento il Dow Jones sta salendo dello 0,13%, fa meglio il Nasdaq che sta guadagnando lo 0,75%. Anche in Europa chiusura in rialzo per le principali borse: Londra è salita dello 0,75%, Parigi dello 0,68%, Francoforte dello 0,38%. In linea con gli altri listini, Piazza Affari ha terminato in rialzo dello 0,63%. Sul paniere principale milanese vola Leonardo più 6,06%, con l'intero settore europeo in rialzo e nel giorno dell'audizione in commissione alla Camera della D. Cingolani. Bene anche Interpump Group, salito del 5,33% e Nexi in rialzo del 4,22%. In fondo listino Pirelli ha invece lasciato sul parterre l'1,17%. Tra i peggiori, in controtendenza in questo caso, anche Biberbanca, giù dell'1,12%, e Saipem, che ha ceduto lo 0,55%. I cambi per chiudere, euro su dollaro a 1,0728. Ed è tutto. Con il nuovo Toyota CHR Coupé subibrido ogni scelta conta. E anche se gli eco-incentivi sono finiti, grazie a Toyota a febbraio puoi scegliere di averlo con We Hybrid Bonus fino a 5.750 euro, solo in caso di rottamazione. Info su toyota.it. Scopri l'opportunità di conseguire un vero MBA americano restando in Italia. In una cornice ideale per l'alta formazione opera Cimba, che da 30 anni ha formato generazioni di manager e imprenditori di ogni parte del mondo. Visita cimba.it per conoscere MBA full time, part time, executive master, team building e tutti i percorsi di formazione utili ai leader di domani. Ciao, sono Marco Casa, falegname, commercialista e social media manager. So fare tutto, proprio come il mio Citroen Jumper. A partire da 21.500 euro oltre IVA in caso di permuta o rottamazione. E sulla versione 100% elettrica, Easy Wall Box inclusa nel prezzo. Offerta valida fino al 29 febbraio 2024 sui veicoli in pronta consegna. Maggiori info e consumi ed emissioni su citroen.it. Lo straordinario potere delle piccole abitudini. L'innovativo metodo di James Clear per realizzare i grandi cambiamenti che desideriamo nel bestseller che ha conquistato il mondo. Un manuale pratico per migliorarsi un passo alla volta. Atomic Habits, dal 13 febbraio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più. La Zanzara. Links, rechts, geradeaus, du kommst hier nicht mehr raus. Links, rechts, geradeaus, du kommst
bisschen nicht mehr raus. Comunque, visto che le parole sono importanti e bisogna dare un nome alle cose, soprattutto se anch'esse importanti, quello di cui parlava ieri l'ascoltatore con lo schizzo d'acqua che ti tocca il buco del culo, sì, o l'ano, le verga che, sì, siano, quella cosa lì si chiama il bacio di Nettuno o il bacio di Poseidone, ah, ecco, a seconda. Sì. Molto importante, tenetelo a mente. Allora, intanto, caro Parenzo, ti devo segnalare una cosa che è avvenuta molto grave. Voglio dirlo ai tuoi amici della 7 che hanno pubblicato un mio video preso, sì, da TikTok visto, in maniera impropria, sì, in maniera impropria, in maniera impropria, e potrei anche querelare il dottor Ghigliani. No, non mi querelare il dottor Ghigliani perché no, impropriamente hanno pubblicato hanno un video. No, una cosa che era uscita. Una cosa di una gravità assoluta. Giuseppe Cruciani contestato in un liceo di Milano, sì, risponde seccato. Era uscita, era pubblicamente sui social. Risponde seccato. Anzi, dovesti ringraziare sei che hanno ripreso questa tua di ideologia. Sei impastata di ideologia, dico a questa signorina che è intervenuta. Siete incapaci di ascoltare. Contestati in un liceo di Milano da alcuni studenti pro-Palestina. Sei impastata di ideologia, questo l'ho detto io naturalmente. Non è la sede per parlare di genocidio o non genocidio, se non te ne rendi conto è un problema tuo. Il video diffuso su TikTok, come al solito, da un utente è diventato virale. TikTok, appunto. Sì, posso dire una cosa? Quelli che hanno contestato, con tutto il rispetto, mi sembravano molto, molto fondamentalisti. Non volevano discutere. Dicevano: se non ammetti che è genocidio in Palestina, se non ammetti che è in genocidio, è un problema. Sei fuori dal mondo, non so, una cosa del genere. Allora, io concluderei con la signora Fruscio, che ripeto, è testimonianza di un. Sono qui accanto a lei, mi sono spostato non per guardare le sue tette perché non c'è bisogno, perché basta andare sull'internet. Rappresentante di quella content creator che lo fanno per mantenersi in vita, per mantenere la propria esistenza, cioè direi OnlyFans per la sopravvivenza. Per la sopravvivenza, come uno stipendio, diciamo, come uno stipendio. Non c'è cosa più corretta, non c'è cosa più naturale. Ma noi non rompiamo le palle a nessuno. Vi faccio vedere il piede, cioè, che lei offre. Non abbiamo. Cioè, chi si abbona lo fa spontaneamente, non mettiamo il coltello in testa a nessuno. Quindi ognuno è libero di fare un po' quello che vuole. Nel rispetto naturalmente degli altri. Ecco il piede. Ecco il piede. Mi faccio vedere il piede che lei ogni tanto offre in maniera improvvida a pochi euro. A pochi euro. Dovrebbe farlo pagare molto di più. Questo è il piede della signora. Tanto mi dispiace. Il piede fit rating della signora Marica Fruscio. È un piedino. Dunque i 37. Piedini, è un piedino, vanno bene. C'è quest'unghia un po' rovinata. C'è un po' un'unghia. Che è successo a quest'unghia? Sai, un po' le scarpe. Un po' le scarpe. Un piede abbastanza viscido, nel senso. Viscido, nel senso. Sì, viscido nel senso di sudato. Sì, oh, però non puzza. No, puzza, non lo so. Sentiamo. No, ma sono raffreddato. No, beh, non puzza, no, adesso no, è una parola grossa. No. Il secondo dito è un po' più lungo dell'alluce. Sintomo di intelligenza. Dunque, dicono, ma dicono, a me non piace. È molto. La verità. Greco, dunque, mi sembra. Greco. C'è chi ha il naso, c'è orribile. Chi ha il piede. Abbastanza regolare, solo che c'è questo piccolo difetto all'unghia. Il mio voto è 5,5. Il mio voto è 5,30, ragazzi. La pianta gliela chiedono, la pianta non è male, devo dire la verità. Pianta potrebbe far alzare a 6 il voto, della signora Fruscio. Grazie signora Fruscio, molto gentile. OnlyFans per la sopravvivenza. Grazie. Allora, fra qualche istante ultimo ospite della serata, una serata fantastica, caro David, sempre a Napoli rimaniamo, serata molto napoletana, almeno nella seconda parte della trasmissione. Serata fantastica. Come entrerà la signora Paola Saulino, intanto Michele da Genova, vai. Luciani, dimmi. Ti abbraccio fortissimo, ma volevo dirti, ma come cazzo fai a dire con così tanta calma e serenità, sì, che sì, devono ammazzare tre cani, sì, cani, sì, cani, uccidere, sopprimere i Rottweiler subito. Ma te sei fuori di testa, ma poi sopprimere i Rottweiler assassini vanno soppressi, perché basta, abbiamo pure bisogno della rieducazione dei cani. I cani sono diversi, quelli che hanno, sì, quelli che si sono resi, quelli che hanno sbranato la persona, no.
Ma a ragazzi, parte che ma la legge e lo Stato a deciderlo, ma sì, che te frega te. Forse per me andrebbero abbattuti subito, e tra l'altro ho il conforto di alcuni veterinari che mi hanno scritto dicendo purtroppo questi qua non sono stati socializzati, diciamo, non sono stati fatti socializzare, e dunque ormai sono irrecuperabili. Padrone, ma sì, ma certo che è colpa del padrone, perché questo segna la differenza tra padrone e animale. Esiste un padrone, altra tettona qua, non so se alla quarta o la quinta, cioè mi è apparsa di fronte un'altra tettona. David, aiuto! Ma chi io? Beh, un po' sì, amica mia. David, venivo a Roma. No, ecco, forse perché io sono piccola, allora so, sembrano un po' più grosse, ma non credo David siano troppo grandi le mie tette. È nuda. Grazie Michele, grazie. C'è della, mi dispiace perché in realtà, perché è cosa? Qui non è la Bocconi, no, ragazzi, non è la Bocconi qui. Questa non è la Bocconi, posso dirlo? Ma per me uno può andare vestito come vuole, l'Occidente sono gonne coorte, sono quello che uno vuole. Meno male. Però c'è ogni cosa ha il suo posto. Aiuto. Ogni dress code, si chiama dress code. Non c'è il dress code. Allora, Paola Saulino, buonasera innanzitutto, eccoci ciao, qua. Ciao, buonasera a tutti, buonasera. Ciao David. Com'è il ritornello buonasera, sull'Anchiava Bodore? È stata diversi giorni in Brasile addirittura. Sì, sono stata quasi un mese in Brasile. E che ha fatto in Brasile? A fare cosa? A lavorare un po'? Ha trovato lavoro? No, purtroppo lei no. Lei lavora un po' o no? Io lavoro quando voglia, però ho anche la fortuna di poter avere i miei spazi, insomma, non facendo non un lavoro cazzo, di ufficio. Esatto. Non ma fa niente, io non faccio un cazzo, ma lo benissimo, faccio benissimo. E ecco, anche su questo ci vuole molta arte. Sì, molta arte, perché oltre ad avere OnlyFans ha diverse attività la signora Saulino sull'internet, sì, soprattutto. Giusto? Ho diverse attività. Non si capisce quali, sì, però in realtà sono general manager della mia società di comunicazione che molto ha sede bene negli Emirati. Signora Saulino, lei cosa ha fatto in Brasile? Ha trovato l'amore? Io non ho trovato l'amore. Un black sessuale? No, ho trovato dei garanghegi. Dei garanghegi? Sì. Ha trombato o non ha trombato in Brasile? No, non ho trombato. Ce l'ha passato un mese in Brasile senza trombare, sì, con quel fisico lì e tutto, con quel materiale a disposizione in Brasile. Sì, io in realtà mi sono solo fatta delle belle mangiate, insomma, e ho tentato di limitare l'uso della cervejinha, insomma, perché altrimenti mi ingrassavo ancora di più con tanta birra. Ha fatto vacanza, ecco. Lei ha fatto sì, vacanza. Mi sono anche un poco ritrovata, se vogliamo, questo incontro ravvicinato con qui in Italia, la natura. A lavorare, allora. Bene. Scusi. No, sono ritornata a casa perché sono italiana. Che significa sta cosa di lavorare o no? Parenzo la trova sempre anchiavable, no? Sì, Parenzo è sempre inchiavabile. L'altra volta in realtà mi ero lasciata anche sfuggire che era un po' meno inchiavabile. Però in realtà per me in questo momento è proprio inchiavabile. Proprio queste ultime uscite che ha fatto è sempre un po' pungente, e questo me lo fa rendere sempre più inchiavabile. Cioè non solo inchiavabile, come l'ha detto lei in inglese, perché lo dobbiamo dire facilmente, c'è anche un ritornello. Certo. C'è anche un ritornello musicale. Sì, in realtà lui è unchiavable. Sì. E io in realtà ho detto irreversible unchiavable, cioè sì, è va bene, irreversibilmente inchiavabile. Molto bene. Ma io non mi bene offendo, però sì, lei non però, sì, però siccome ci sta quella canzone di Sia che dice unstoppable, sì, allora io ho pensato che unstoppable è perfetta per Parenzo, perché è unstoppable unchiavable. Sì. E come farebbe questa cosa? Non lo so, potrebbe che fare classe. Sì, unstoppable, unchiavable, perché non smette mai di essere inchiavabile. Sì, anche il suo compleanno. Vabbè, comunque resta. È il compleanno di Parenzo, sì, 48 anni. Allora dobbiamo cantare un po' la canzoncina. Come fa la canzone? Non lo so, potrebbe fare così. Come fa? You're unstoppable, you're unchiavable, you're unstoppable, you're unchiavable, you're unstoppable, you're unchiavable, you're unstoppable, you're unchiavable. Auguri David! Bravo, applausi. Grazie molte, cara. Regalo di compleanno. Quanti calciatori inglesi lei si è scopata? Perché ho letto, ne avrei fatto a me, no, posso dire di questo, sì, regalo di compleanno. Comunque, grazie. Leggo da qualche parte che lei ha avuto storie con diversi giocatori del campionato inglese, giusto o no? Quanti possiamo dire? Ma in realtà tre in tutto. Tre relazioni nella vita, sì, con ragazzi che giocano nel campionato inglese, che in seguito ha scoperto essere fidanzati o sposati. Ma lei, scusa, già lo sapeva? No, non lo sapevo. In seguito. E perché accusa questi qua di non averglielo detto? Scusi. Ma io mica accuso, ho solo detto una cosa, mica una
un'accusa. No, e io lei penso... non lo chiede quando esce con una persona se sì, sta con qualcuno. Sì, lo chiedo, ma non è lei che... fa finta di non saperlo e poi lo scopre no, dopo. No, fammi parlare. No, io qualche volta... parlato per mezz'ora. Ho detto cose molto interessanti, al contrario di lei. Io a volte ho chiesto e mi è stato risposto di no. Addirittura una volta io ero a conoscenza di una ex storia, cioè di un matrimonio finito con un divorzio, e questa persona mi ha detto sì, sono divorziato ma ora sono libero. E non ha cercato in rete persone famose, non si è formato un profilo, non uso i social e l'internet per scoprire le notizie delle persone. Se le posso vivere, le vivo dal vivo. Lei ha dei contatti anche epistolari via WhatsApp o via altri messaggi social eccetera con calciatori del campionato italiano? Sì. Non facciamo nomi, qua ci sono... Non in quest'ultimo periodo però. Non in quest'ultimo, sono però di solito sì. Sì, in passato sì, in quest'ultimo periodo però no. I giocatori tradiscono molto via internet. Sì, allora io penso il sexting, che... lei ha fatto sexting con gente sposata, gente fidanzata sicuramente, o no? Sì, anche con single però, sì. Ho fatto molto sexting e lì è anche un gioco e diverte anche me, insomma. Si fa solo sexting perché è un po' troppo difficoltoso fare tutta la tiritera di andare a prendere, fare corteggiare magari una cena, una birra, una parlata, il prechiavata, il dopochiavata. Invece si fa solo sexting perché è molto più semplice per allora, loro. Allora, musica, certo, perché lei oggi si è messa a piangere, nei giorni scorsi si è messa a piangere. Parenzo sarà molto incazzato per questo. Sentiamo. Ciao a tutti, io ho appena finito di piangere perché per le cose serie. Allora, dobbiamo ringraziare Gali che ci ha detto una cosa durante il Festival di Sanremo che stoppa il genocidio, insomma. E io, che sono anche una persona che si informa, non credo di essere priva di cultura, ma sinceramente questa cosa del genocidio io la andavo a riferire a delle pagine tristissime della storia che fu. Non pensavo, io non sapevo fino a un giorno fa, due giorni fa, dove... Per caso ho detto, ma che cosa ha detto questo? Ho visto delle immagini. Di bambini terrorizzati, forse pronti per morire. Insomma, immagini toccanti. Però, signora Saolino, non possiamo credere che lei improvvisamente, con tutta truccata, eccetera, eccetera, si è messa a piangere sinceramente sulla questione di Gaza, sì, dicendo un genocidio. No, assolutamente sì. Parenzo, che dici tu davanti a queste cose? Io non vorrei molto ironizzare. Tutto, ovviamente. Sì, no. Mi è sembrata una grande pagliacciata. No, non è questo, anche perché. Allora, però su questo mi va di essere molto, sinceramente una grande seria. Pagliacciata, signora, no, mi è sembrata. Io non voglio politicare. E non voglio parlare delle origini e delle motivazioni della guerra. No, lui sta dicendo una pagliacciata di primo livello. Assolutamente signora. No, io avevo visto per caso. Livello, stai zitto, Parenzo, sei inchiavabile livello. Anche veramente ignorantissimo. Una pagliacciata. Io avevo visto queste. No, livello. Io non voglio difendermi o giustificarmi delle mie emozioni, scusa, ma veramente avevo visto dei bambini. Avevo visto dei bambini terrorizzati, delle immagini dei bambini terrorizzati. Vabbè, ed è stato veramente capito, una presa di coscienza. Parenzo ha detto che questa sceneggiata sull'internet è una pagliacciata. Come rispondi a questa accusa gravissima di avere praticamente sfruttato la sofferenza altrui per farti un po' di pubblicità? Io questo dice non Parenzo. Ho sfruttato niente, ho semplicemente ammesso il fatto che ero ignorante fino a quel momento, non sapevo una cosa. Hai parlato di genocidio poi? Ho detto che ho visto queste immagini perché mi sono messa a cercare il genocidio, cioè in questo momento di questa guerra, e ho visto delle immagini dei bambini terrorizzati che aspettavano la morte. Ecco tutto. Chi pensa, no, però non voglio giustificarmi di questa cosa, secondo me molto molto Parenzo toccante. Parenzo resta unchiavable e anche decisamente insensibile. È veramente un uomo insensibile. E non mi piace dovermi giustificare rispetto alle emozioni. Ma chi è questa poi, sta scema? Ma come si permette di insultare? Ma questo all'improvviso sta una tizia qua che non so chi cazzo sia. Lasciamo fuori i bambini. Io che stavo dicendo delle cose a difesa del terrore dei bambini. Ma stai zitta, ma brutta strega che sei. Sei veramente inchiavibilissima pure lei.
Cioè, più sono unchiavable, più sono cattivi questi. Ma cioè, più sono inchiavabili e più diventano cattivi. Ma si qualifichi? Chi cazzo è lei? Chi cazzo è? Ma si informi, visto che è così informata. Ma io non mi sto informando delle stronzate. Io mi informo delle cose serie. Non so chi cazzo sei. Ma si ricordi che le parole hanno un peso e hanno delle conseguenze. E quali sono queste conseguenze? Scherzi poco, ci sono anche conseguenze giuridiche. E quali sono queste conseguenze giuridiche? Me lo spieghi, brutta strega? Fermi tutti, vi devo lasciare, ragazzi. Scherzi poco. Vi devo lasciare, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.